Alexa, rinnova sub. Eccoci. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben martedì, ben trovati. Allora, come andiamo? Hai detto quello che hai fatto ieri, ho registrato. L'ho detto. Perché c'è la maglietta nera? Razzista! Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, perché è più elegante. Ma no, perché Red Lives Matters, parents. Chi l'ha fatta la storia su Instagram? E chi l'ha fatta secondo te? L'ho fatta io, ma a mano che muoveva la scheda era la sua. Che te devi dire? Ben pomeriggio intanto, la settimana riuscivo a vedere grande nascimento Dos Santos. Riavvia il VOD, dai Carascione, eccolo qua, pronto subito. Ciao Danilo. Che poi Danilo, non ho capito se sia Danilo, però gli abbiamo dato uno slang molto English, quindi è Danilo. Danilo. Potrebbe essere grande Extreme DJ. Grande. Hai scritto me è Danilo. Ah, tu hai fatto la storia, hai scritto 14:30 su Twitch. Scritto 14:30? Mi sono sbagliato. Vabbè, ma quello è per vedere se loro sono attenti. Ma non posso fare reso, stai ancora in garanzia. Niente. No. Cioè, puoi solo ripararmi. Io posso mettere incompatibile e inadeguato. Sei tutte e due uguali, incompatibile con quello che è inadeguato. Mi chiamo Danilo, oh, vedi che si chiama Danilo, mamma mia quanto sono smart, ancora quelle in wire là, guarda un po', ciao Danilo, come va Danilo? Ma ieri sera Stefano aveva detto 14, infatti Snowfall, tu che stai attento. Però vedi, sono attento, loro hanno questo problema, è come i figli quando hanno il padre dice una cosa, la madre dice un'altra, dopo fa sì, quella no. No, esatto. 14:30, ma quello ha detto 14, chi ha ragione di due, quello ha fatto la storia, quello è il capo, ti pare che il capo sbaglia? Sì, sì, infatti non è mai retta, eh. Bravo Extreme DJ, saluta pure a Fabione, a cantante prima di essere in cazzo, bravissimo. Bella quella scatola azzurra e bianca, questa dici è che viola. È viola, quindi comunque Alex, counter per controllo daltonicità di Alex. No, potremmo, lo faremo dopo. Il primo che indovinerà il modello esatto della scheda che andremo a montare, gli regaliamo la sub. Possiamo farlo? Sì, io ne posso regalare la sub pure per 3 mesi. La posso regalare. Ma così a scatola chiusa di indovinare. A scatola chiusa, certo. Allora, i pezzi ce li ha portati tutti il cliente? Sì, ce li ha portati tutti lui? No, c'è, noi siamo tutto un gruppo, ha fatto bene il nascimento. Niente le donne, niente scheda, grande Simoncino 57x, no, non è quella. No, non cominciamo a buttare roba, lo facciamo dopo. Allora, tizio, senti, ma oggi a 5 sub torno mod. No, a 5 sub ti banniamo. E Carascione, calcola, c'è il dito caldo, Carascione è un fire. Carascione, dobbiamo dire una cosa. Carascione, dobbiamo dire una cosa, sì, è che abbiamo deciso. È vero. Per equità. Allora, siccome, Carascione, la faccio brevemente. Siccome tu e Tizio siete entrati nella scuola mod di EasyFix insieme. Tizio ha pagato il pegno e te no. Tizio ha pagato il pegno e tu no. Quindi abbiamo deciso di inviarti totalmente a sorpresa una mystery box anche a te. E naturalmente questa mystery box, se non stai, la devi scartare in live. La devi proprio aprire in live. Se no, perché comunque sia la tua espressione. E quello che ci troverai dentro, tutti la devono vedere. Marco, e quindi rispondi, è svenuto, è in gula. È vero. Carascione mod, che è sto fatto? Drake, manchi da un po'. Mystery Box, ho sbagliato live. No, è quella giusta. Extreme DJ, brividi, attenzione. Grazie, Davide, per il follow. Grande docchettone. Senti, raga, regalatemi una sub a doc. Cioè, ho vedo in difficoltà proprio senza sub. Non mi può spammare manco spot per noi. Cioè, ti rendi conto? Lui che non può spammare spot per noi. Io non mo, mo era un giorno. Vabbè, aspettavo magari che scade. 2 giorni, 3 giorni. Oh! Ambedi sto Quaken. Grande Silver, buongiorno, come state? Che schifo, infatti direi doc, che schifo veramente. Viola e bianca, vero Ste? Mi sto sbagliato. Non sì, lo so, Alex. È viola, però sembra blu, è vero. Il doc si merita una sub. No, andava bene pure sbagliato. Questo scommetto è il mio PC. Potrebbe essere, ovvero. Allora, qui davanti a noi, dammela a due, strignolo. Qui davanti a noi abbiamo la grande Zapata, la prima scatola, il primo box del, questa è l'I9 10009K. Questo è il 109K. Guardare per credere. Dov'è? Mazza, non mette mai a fuoco, manco se te sbagli sta cam.
Allora, e quindi questo è il 10 e 9K, quindi già da questo partiamo molto bene per montare il nostro PC, giusto? Quello dietro è l'iTech, sì, il Mayas non è il Mesh, è il Mayas normale. Su che motherboard lo montiamo? Cosa vedi qui in basso? La scheda video è un Asus 2080, no, non è un Asus 2080 Ti, componente preferito di Stefano, dischi meccanici, tanti dischi meccanici, tanti, tanti, tanti. Beh, naturalmente era ovvio che è Z490 perché so che è 1200, ma su che modello lo andiamo a montare? Allora, il modello, qui intanto ragazzi, questa la mettiamo qua perché verrà fuori sul finale. Il modello della scheda madre è una bellissima. Qui si sentiva male Senti, vado a Umberto. fare caffè. Maximus Hero 12 Rog, yeah, Extreme Editions. Eccola qua. C'ha più scatola che contenuto. Io vedi che hai fatto io. Mo lo dico, mo lo dico. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, vi farò, questo qui sarà un esperimento sociale perché voi già state sparando. Ah, vabbè, ma allora c'è una Titan. L'esperimento sociale sarà. Comunque, già c'è un tasto rotto sta scheda, già te lo dico, è storto. Poi dopo te lo faccio vedere, però è storto, non c'entrava dentro la scatola, si è sbiellato. Com'è facile dare giudizi in base a dei preconcetti? Zan zan zan, musica, sigla. Poi, detto questo, allora intanto, grande Alessandro, eccolo Alessandro, mitico è arrivato. Ben salve intanto Spot per Giulio. voi. Spot per noi adesso, andiamo. Allora, comunque stavo dicendo, lo spot, Doc non lo può A chi per due lanciare. A me caffè? sta cosa mi triggera tantissimo. Gli devo regalare una sub. Qualcuno che mi anticipa, poi te li do i spicci, dai. Bella questa scheda. Sì, monteremo tutto questo. Mi regalate qualche componente? Certo, Drake. Intanto tu devi iniziare a fare la sub. Dopo la sub, poi vediamo, ne Allora, è parliamo. neutro, ma vi assicuro che è un caffè gioia. Sì, i bicchierini l'ha comprati Tizio. Detto tutto, Tizio insieme ad amici. Mamma mia, Grande ragazzi. Luke Oh, Nuke. comunque, tizio insieme ad amici, una coppia sembra stare Se olio, ci tipo. metti pure Alessio Fiorentini, hanno fatto a banda bassotti. Grande, allora, mi regalare una piastrella del negozio, certo. Grande Giorgio Angelini, si è abbonato. Oh, eccolo qua. Grande Benassone. Allora, ieri, ragazzi, l'ho detto anche. Eccolo, vedi? Carascione, che con l'abbonamento al doc eguaglia il numero del dottore mitico, numero 1, Carasce, tu 46. pensi che io ti alleggerisco la mystery box? Se tu. Ma puoi anche smettere, cioè, anzi, ti dico un'altra cosa: Ben allisciarti, pomeriggio peggiora a la tutti! situazione, giusto? Sì, peggiorare. Odio quelli che si Sì, allisciano, si è proprio allisce, fastidio. è come i gatti, si alliscia, capito? Viene lì e te si struscia. Grande Docchetto, adesso Doc finalmente può spammare spot per noi! L'ho appena mandato, quindi non ci manco, non ci Ma c'è provare. l'auto-add. Sì, vabbè, è uguale, però Cioè, tu fai auto-add più lo sì, mandi. Che certo. È merda. certo, ma ora che tu dici, ah, appena finito lo spot per noi! E stai su Italia 1, è così. Gioia, è appena passato il comodiere, la tua poltrona. Madonna, che cazzo, non ho fatto un tempo a scrivere col pennarello. Oh, va sopra, ce lo scrivo. Oh, No. grosso. Però se vuoi qua, starta, segna, fa, niente. Che devi fare? Che devi fare? Grande bot switch. Allora, per Kalash non per me, giusto? Oh, pacco personalizzato. Non sono riuscito, non sono riuscito. Grande docchettone, grande il doc, Ma il insomma. cliente mi spiega che tu hai trovato un 19K e sono trovabili Non lo dappertutto. so, non lo so. Con Bello scatola, però, con peraltro. scatola, bello, scatolame questo qua, veramente figo. Allora, torniamo di qua momentaneamente, giriamo un po' di qua, eccoci. Quindi oggi andiamo a montare. Allora, io vi abbiamo svelato i primi due componenti che sono quelli principali di questo computer, ovvero Non la so scheda fare. Drake, vedi, bravo Drake, ti ho detto abbonati e lui si abbona, hanno fatto partire il trenino, trenolo, spignolo, Poi dobbiamo Hypertrain. comunicare una Grazie cosa, Drake, siamo va bene stati così. più rapidi noi a riconsegnare le Mac che voi a darci la mano perché abbiamo fatto prima noi. Sì, è vero, questo è vero. Però vabbè, ci hanno dato una bella mano, Porca miseria. che quello grazie a tutti. Grande Mancat. Allora, Alexa, questo è il momento. Alexa, rinnova il sub. Adesso, questo è il momento.
Allora, prego, che cosa prego? Tizio, a breve, eccolo, completiamo il primo livello. Alessandro sto mese ha puntato tutto sul Bittarolo. È tutto, vuole pure lui il Bittarolo, perché Carascione e Ross stanno nell'Olimpo dei Come stanno Bittaroli. messi? Fammi un po' un sub Completiamo il classifica. secondo livello. Classifica Bittarolo del mese? Alessandro svetta su tutti, è primo, ma de tanto, eh. Calcola, ha doppiato Carasce sto mese. Sì. Quindi in totale complessivo non so che, quanto è arrivato su, però sta a crescere veramente tanto. Per me arriverà anche lui ad essere il terzo a piazzarsi nell'Olimpo dei Bitta. Calcola, i Bittaroli sono quelli che hanno sforato i 100k bit donati. E c'è sta solo Karash e Ross fino adesso, che hanno lo Ma ce l'ha stemma più quello Karash o più giallo. Ross? Ce l'ha più Ross, no? Ok. Anche che ce l'ha solo te spara. Ammazza Gio quanto siamo belli col cavo. Basta con sto capotreno. Tanto prima o poi faranno un wipe di Twitch, no? Quando faranno il wipe di Twitch, te lo dovranno togliere, no? Cioè, dovrai mettere sti 100 bit maledetti per cercare di prenderlo. Quanto sei bello senza mod. Gio risponde, perché praticamente Tizio cercava la spalla, Ma ma che Gio faccio? risponde Vai, con la mi assumo le puncicata. responsabilità Ma di quale quello che sto wipe? per fare. Cosa? Dov'è qua? No, no, più sotto, Buon più in pomeriggio a basso. Devi dire tutti! assolutamente qualcosa che. Qua, concedi Ma chi moderazione. è dalla Io do la moderazione? moderazione e a 10 sub gliela levi. Ma Però io. io è giusto che ce l'abbia. Quando ci sono io gliel'ho detto che ogni volta che inizia che io ci sono io gliela do. È giusto. È giusto. Poi ovviamente diamo l'opportunità di toglierla, però è giusto che lui ce No, l'abbia. vabbè, giusto, sì, dai, ci sta, ci sta. Che stai a fare? No, niente, niente. Ma perché lo sospendi? Oh. No, 10 minuti no, è troppo. Oh. Vabbè, ma questo ce lo fai credere. Sei mod, vai fuori. Vai fuori. Grande Dai. Nuke. Grande Nuke. Hai visto con Ma scusa, la può manina essere mod, ma abbastanza. non può scrivere. Eh? Vabbè, lui deve moderare senza poter interagire. Perché lui deve controllare dalla regia. La regia, anche delle partite televisive calcistiche, non è che devono parlare per forza. Però ci ha creduto. Cioè, ci ha avuto quei 10 secondi di gloria, no? Ho di nuovo i miei poteri, ha scritto. Poi l'ho bannato, gli ha seccato pure il Ha messaggio. scritto potevi. Potevi. Vabbè. Mo' faccio rientrare perché devo sentire le cazzate. Guarda, mo' rientra come i cani col muso, col naso sulla porta. Come apri, entra. Guarda, ha abbassato, lo Secondo me ce sapevo. l'ha pronta E proprio poi, lui. mo' di nuovo è senza mod. È tutto un Perché? giro. Perché quando lo banni, gliela toglie. Gli ha levato pure il VIP, non è Vabbè, più manco VIP. Ah giustamente. no, No, ce l'ha il no, ce mod, l'ha il ce l'ha il mod. mod, e mo adesso che scrive il nuovo da. Se rifiuta pure Twitch, le fate comparire la Senta, abbiamo spadina. scoperto un bug di Twitch. Se tu un mod lo gli dai il mod, poi gli dai il time out, quando torna c'è il mod ma non lo visualizza più. È un bug Ma hai questo. proprio bannato, mi dice accesso negato, t'ho messo in timeout. Non puoi essere VIP se sei mod. Bravo, via dell'Under Gulag, bravo. So che ci quanto costa? Non lo so, allora proviamo a fare a quantificare. Quello che Proviamo. sposta tutto è la scheda video in Sì, realtà. a scheda video. E tu, infatti loro hanno detto, ah, se c'è sta scheda madre costa 19k, probabilmente. No, ma abbiamo chiesto di indovinare perché non è facile Allora, indovinare. vedi Fabio come è attaccato al marchio? Guarda come se sta abbracciando ZRXT, vedi? Sono un amante Se lo proprio, sta lo sapete. polipando, sì. Mi sono reso conto che non ero più sub perché ho scritto ben pomeriggio e è partito l'audio. Male, Luke, male. Ce l'avete il 19k? Al momento Magari. no, è introvabile. Cioè, no, non ce l'abbiamo. Che è sta cosa? Che Continua a cosa? guardare Togliete il tutti i VIP visti che aggiungi. ci manda, No, non ci mandano sono più. stato bannato altri 15 secondi. Motivo, voglio bannarlo anche io. Chi l'ha bannato 15 secondi? Ciao, sono Garage. Eccolo Maurizio che regala l'abbonamento e se lo becca bot Switch. Grande Maurizio, grande mitico Maurizio. Che so che te. Ah, sto in 9 decima gente. So che te 1200. Una 4 c'ha 12 terabyte di meccanici. Potrebbe. Ci metto però, vedi, dice tutto sto casino e poi mi metti la quadro. Ci starebbe, ma non è Ma così. non è così perché sta scheda è più da gaming che da workstation. Ci poteva Quindi devi andare arrivare. su una scheda video che è prettamente da gaming, ragazzi. Attenzione, Bonnie, chiamato anche Ross Bon. Ma Quindi non è comunque Ross. non è Ross, però è Ross Bon. Quindi chiamato Bonnie però per gli amici, perché sennò se mischiano questi Ross. Quindi è Bonnie. Ha regalato un abbonamento e se l'ho beccato Stranux l'ha beccato. Peccato, mi dispiace per chi era Black Power e voleva l'abbonamento, però quello è randomico. Grazie intanto, grazie mille, Bonnie, grazie mille, sei entrato a gamba lì. De donne effettivamente è impossibile, dalla storia si vede che è cicciotta. Beh, cicciotta è, cioè, come dimensioni non è una Ah, quadro. dicono Vega 64. Forza con sto treno, spingiamolo, bravo Alessandro che è
il capotreno per eccellenza. Ma non lo dire adesso, tanto niente, il treno siamo bloccati. Come Comunque, siamo? ormai 15 secondi. livello 2 e Ma storia. ringrazio a Dio, ieri sera manca il primo, avevo finito. 10 secondi, dai, finiamo il livello. Una sub che adesso entra uno e fa: oh cavolo, non c'avevo la sub. Trick, niente. Si è concluso però prima. Ah, mancavano 5 secondi, eh. Ha rubato, eh. Sì, in Twitch sta effetti sì. In rubando, eh. Allora, effetti sì, perché ho. mi ha tolto la zona Leviatano così. Non E c'è più. perché Infatti mo tanto, guarda, mo arriva il Leviatano. strano che non Mo c'è più. arriva, regala due sub e fa: famo partire sto trenino. Allora, secondo me, o è una tattica che aspetta e finisce e poi entra. Oppure è un Asus TUF, manco livello 3, è vero, Carascio. Lo vedremo dopo. Che poverata, però. Di nuovo capotreno, mitico Alessandro. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie mille, grazie Bonnie, grazie a Maurizio, Comunque, grazie, quel grazie a case è tutti. grosso, ma secondo me con tutta sta roba Ah, dentro il non lo so case è mica. enorme, il Stranux te l'ha regalata a Bonnie, Rosbono 65 ti ha regalato la sub, cioè l'hai beccata che l'ha regalata randomica al canale e te la sei beccata tu. Allora, ho sbagliato lavoro, devi far capotreno infatti, che non è sempre una bella cosa in realtà quando dicono capotreno. Che ha chiuso? Fabio, stai cliccando tasti sulla tastiera? Hai bannato tizio cliccando a caso? Grande c'è Marco Scuderi, mitico. Ben arrivato. Nuova scheda. Che mi ha donato la sub? Grazie mille. Bot Switch te l'ha donata. Maurizio, benvenuti. Come vedi, questo I9 paragona al 3.9, anche tenendo conto della differenza di prezzo. Sono. Allora, l'I9, questo qui, 10.9K, rispetto al 3.9, nonostante abbia due core in meno, perché l'altro è 12.24, questo è 10.20. Secondo me funziona molto bene. A livello gaming stanno leggermente superiore il 10.9K, però stanno veramente stiamo là, dai, se stiamo a giocare sul filo del centesimo. Grande Iceman, grazie, ben arrivato Iceman. E quindi secondo me per l'ambito gaming risulta leggermente superiore. In ambito invece produttività il 3.9, avendoci quei due core in più, aiuta molto. Però stiamo parlando di due fasce alte, quindi come vai, vai, vai bene. Ecco, questo è. Questo lo Siamo in colorazione monterai. dark, ste e fa. Sì, è vero. Siamo un po' più scuretti. Fabio ormai potrebbe andare bene asciugamani in spiaggia. Razzista! Però comunque sia. Dove si può trovare sto I9 10 9K? È introvabile al Non lo momento. trovi al momento. Ma non è la lampada, è la ISO. Se io alzo la ISO, guarda, vuoi. Guarda, Total white. Mo' ti faccio vedere come diventiamo total white. Beh, Stai siamo pure barbuio qua, potresti dire. buono, stai buono. Ma accendiamo la lampada, no? Stai Ma buono. perché devi cambiare la ISO? È È perché l'avevo cambiata buono. l'altra volta, no? Ma era meglio come l'hai cambiata Era prima. meglio? Sì, lascia Ben così. pomeriggio ISO a a guarda, diamo una tutti. botta. Così Oh! è troppo, E guardiamo no? so bianco. È No, meglio la lampada un po' no, più è bassi, troppo. no? Rimetti la ISO come stava, Metti a accendiamo ISO a quella. 1600. Se poteva mettere a 2000 sarebbe stato meglio, ma non mi ce la fa Se mettere a si 2000. E fosse potuto, io ho detto. sarebbe. E beh, sarebbe, è voce del verbo sarebbe bene. Allora, ciao fratello! Allora, stacca Ray-Ban Modeon. Allora, Fabio, nuovo montaggio come sono le bugie? dei componenti. La scheda madre MSI 0490 si trova il processore? No, pazzesco. Il 10.9K si fa fatica. Il 10.9 ce l'abbiamo in negozio. La configurazione di oggi, ragazzi, è una Maximus Hero 12. Eccola qua, Asus. Ecco, Perché dai, con la i luce è componenti ce meglio, no? l'ha portati il cliente. Monteremo il tutto con un I9 10.009K. Le RAM sono 32 GB, 3600 MHz di frequenza. Corsair Vanguard Surge Pro. Eccole qua, 4 banchi da 8. Molto English oggi, eh? Yeah, English No, style. neanche americanizzato. Questo qui è l'unico componente insieme al disco da 4 TB Red che ha acquistato da noi il cliente. È un VD Black da 500 GB, l'SN750, veramente famosissimo. Il 4 TB Red della Western Digital. Poi ci sono un altro 3 TB Red della Western Digital, 1 TB Green della Western Se Digital. digita. Il Samsung 860 Evo da 500 Mo collega giga della sti Western Digital della 786 cavetti dell'NTSC alimentatore proprietario, guarda, rimediato. sarebbe tutta roba proprietaria, questa riserve tutta, guarda. Alimentatore rimediato è un vecchio HX850 della Corsair modulare, semi modulare, di cui abbiamo solo questi cavi. Quindi altri cavi se li è persi. Quindi praticamente l'85% di questi cavi non ci sono.
Però noi ci faremo bastare queste prese SATA. Aspetta, che ci che bello, stanno. attenzione. Allora, in molti commettono questo errore. Se voi mettete un alimentatore da 1 kW a 1000 watt, non è che vi consuma 1000 watt, vi dà una, riesce a darvi un wattaggio pari alla sua specifica, quindi vi alimenta fino a, se quello che voi ci attaccate consuma 200 watt, lui in realtà ve ne fa consumare anche meno di 200. Fai un esempio più semplice. Anzi, vi fa, tu a casa c'hai 3 kW, non è che consumi 3 kW. Finito. Sì, anche cioè, è vero. No, l'esempio è che poi l'alimentatore tanto più è buono quanto più è efficiente. Esatto. Efficienza che vuol dire? Vuol dire che se i pezzi, detto proprio brutalmente, gli richiedono 200 watt, lui riesce, con facendomene consumare 205, a dargli questi 200. Se un alimentatore ha un'efficienza più bassa, quindi magari invece che è platinum è gold o è bronze, per dargli questi 200 watt ha bisogno di farmene consumare un po' di più. Stiamo parlando di pochissimo di differenza, però alla lunga l'efficienza va in cima. Sirius Sam, che danni ha fatto Stefano? Si è rotta la scheda madre di un iMac molto costosa, molto rognosa. Comunque sto vedendo Maurizio Benvenuti in terza posizione come top donator di sub del mese, dietro a Cucciardi, sta davanti a Carascione. Generalmente lui è sempre, c'ha la sfida infinita col Carascione, che fa a Carascendo Ai. Il mio commento era riferito ad avere N dischi nel computer. È chiaro che consumo molto con 5 dischi, un po' meno con 4, ancora meno con 3. Sì, anche se il disco è una delle cose che consuma meno all'interno del PC. Comunque i RED, per chi mi ha detto che ce le fa un NAS, no, è vero, i RED sono dischi che nascono per essere messi dentro a un NAS. Però naturalmente con questo discorso costano leggermente di più rispetto magari al verde o altri, al blu, perché questi qua escono NASWARE 3.0, quindi dici lo posso tenere acceso il PC 24 ore su 24, questo disco è come se ti dà la percezione, perché poi effettivamente è così, che ha una resistenza maggiore a carichi di lavoro più lunghi. Ok, quindi dici, se devo mettere dei dati, devo archiviare dei dati, è come se lo vedi più stabile. Non ha backplate questa scheda? Questa costicchierà pure. Come mai 0490 senza backplate? Ma è 0490? Ti giuro, se non è 0490 la butto. Sì, è 0490. Allora, il mio nome è ok. Però c'è da dire che gli alimentatori che riescono a erogare alti watt hanno una curva di efficienza peggiore a bassi wattaggi. Sì. Fammi vedere quanto mi costa sta Maximus. Allora, 12 Hero. Questa costa su Amazon 456 euro. E non c'è il backplate. Non lo so, questa è una scelta del produttore. 456. Ripetilo piano, perché 456. Certo, vedendo quanto ha speso per la scheda madre, capisco la scelta della scheda video adesso. Capisci? Se ha speso così tanto per la scheda madre, controlliamo i pin, non si sa mai. Già l'ho guardato, la prima cosa l'ho guardato. Vabbè, perché visto che era tutta roba comunque scavottata. Allora, per l'M2 lì non c'è, vero? Che cosa? Ti serve, c'è una vite per l'M2? Ma non credo che mi servano qui, 456 euro si deve autoavvitare il autoportante disco. Deve essere, La GPU, ragazzi, voi provate. Perché si vede una merda? Perché non è una merda. Ecco, ora mi si vede bene. Che io dico? Questa cam, questa qui di destra, è un action cam, quindi è una qualità leggermente inferiore rispetto a quella davanti. Il problema è che tutta nera. Se accendo la luce, forse la vedete meglio. Questa Asus ROG Maximus 12. No, gli manca però, mi aspettavo di trovare. Ormai stanno a fare tutte carrozzate dietro. Invece, gli manca. Tutta roba portata, sì, veramente sì, 99% delle cose sì. Noi abbiamo messo soltanto un disco meccanico e l'SSD M2 e adesso ci ha portato tutto lui. La cosa che mi interessa di questo, di questo assemblaggio, la cosa principale non è tanto la scheda madre, comunque per quello che dicevo prima, grande, grazie Marco. Guarda il tasto questo qui, se sbraghetto, questo sta sbraghetto, guarda come sta storto, è arrivato così, ragazzi, questa è la prova provata che è arrivato. Io adesso lo rimetto a posto, però almeno
si sa. Eccolo qua, l'ho rimesso a posto, l'avete visto in diretta, così almeno se il cliente vede, vedrà o ci dice ma e invece ok, vabbè, meno male era solo leggermente, non era niente di che. Sì, ha preso un colpo, era fuori sede, fuori sede. Allora, la scheda madre è questa, ma la cosa che mi interessa di più per questo assemblaggio, che mi ha incuriosito di più, non è tanto la scheda madre, come dicevo, che è una variante della Z490, questa qui è prodotta appunto da Asus, ma è questo, è questo, è questo, è questo, Ento 7199. Ah, amici, ho parlato male di te fino adesso. Eccolo qua, Ento. Questo qui è il case che andremo a montare. Non è, normalmente non sta qua dentro, raga, nulla a fare domande, infatti simpatici. Grazie GR Technology. Allora, è il kit di accessori. Ciao Mauri, intanto, è il kit di accessori di questo case che andremo a montare. Come vedete dal marchio non è un Mini TX, ragazzi, come fate? Joe, porca miseria, le basi. No, hai appena fatto l'esame, no? Vedi questa? Come fai a fare una domanda? È Mini TX. Sai, mo ti dico una cosa che non c'entra niente. Allora, Mari. No, no, non c'entra niente, ma è interessante. Ah. Hai visto che c'è arrivata quella di X che gli mancavano i pernetti in plastica? Gli ho scritto, gli ho mandato la foto col seriale della poltrona, che c'hanno anche il seriale. Mi hanno spedito oggi un pacco dalla Svezia. Il giorno dopo, cioè, sono dei missili. Proprio marchio top premium. Vabbè, si vede che è marchio premium. Allora, mazza, lo so io che c'ho la terza media. Bravo, Alex. Allora, attenzione ai dettagli di Joe, epica. Sì, esattamente, ho appena parlato per 10 minuti di sta scheda, poi dico, lo monteremo dentro anche io qui, ragazzi, l'ho messo per farvi vedere il modello del case di questa marca. Cioè, è proprio il classico. Marca Fantex. No, costa 2,80 quella sedia, Marcano. Però comunque l'indirizzo, penso che abbia uno di quei palazzoni infiniti. Vedi l'indirizzo già a un certo punto sulle note, ma lo posso dire, ma lo posso dire. Citofono 99, pensa in quanti sono entrati. Ah, ma che sta in Cina? Senti, hai visto quei palazzoni infiniti? Quanto stai? Al 180esimo piano, grazie. Senti, ma lo posso raccontare l'aneddoto di sta poltrona? Il perché siamo arrivati a questo? Sì, io l'ho già raccontato. Vabbè, ve lo ridico brevemente. Praticamente non mi interessa. Più 44, London. Che si chiama? Air. Guarda, Air. Chi è che mi chiama? Air. Hello? No, va. Allora, stavo dicendo, il problema di questa sedia, praticamente ci comprano questa sedia online, la spediscono... No, online, in negozio. Ah, la comprano in negozio, la ritirano, vanno a casa, dopo un po' praticamente si rendono conto che gli mancano le stricette che sono praticamente... Il giorno dopo. Guarda, sono queste qua. Questi tappi. Questi tappi in plastica neri che vanno a completare la stella, la base. Che cosa succede, praticamente? Questo chiama, se il cliente chiama, il giorno dopo dice... Mi mancano queste cose. Strano, che la poltrona costa quasi 300 euro. Mancano. Anche perché il Stefano ne monta una settimana di quelle. Quando le scarta lui non manca mai niente. Mai, mai, mai. Allora ho fatto, vabbè, mancano. E quindi abbiamo dovuto scartare una e prendere queste cose nere di plastica. Tieni, ok, vabbè, vabbè, come quell'altro. Dai, abbiamo spedito un case e praticamente dice un H500M. È arrivato senza un pannello di vero temperato. È arrivato senza un pannello di vero temperato. No, quello era senza i piedini. No, no, mancava una paratia. Mancava una paratia nel pacco. Come fa a mancare una paratia nel pacco? Dimmi prima, mi è scivolata, è esploso in mille pezzi e ti dico che mi è arrivato senza. Neanche ha detto mi è arrivato con la paratia rotta. Mi è arrivato senza. Quindi vabbè, gli abbiamo dato questi pezzetti qua di plastica. E la poltrona l'ho montata senza. Quindi poi Fabio, ecco, adesso ha scritto ad X-Razer, c'hanno un seriale, marchio premium, e ti ha spedito un pacco dalla Svezia con i pezzetti che mancano. Pensa che roba. Qui, giusto, no? Così andò. Che così lavoretto. Andò. Che lavoretto. Beh, d'altronde, se mi vendi poltrone che partono, anche se non è scontato, poltrone che partono da 270 euro al pubblico, mi aspetto un'assistenza da marchio premium. Sì, sì, però non è non da è tutti, perché quello dovrebbe pure Alello, mi l'ho scritto giocando. No, quello ti potrebbe dire pure. Senti, l'ordine, tu, io quell'ordine, quella poltrona è stata presa più di 40 giorni fa, potrebbero pure dire, senti, dopo 40 giorni ti sei accorto. No, ma a parte marchio. A te, però potrebbero anche dire... Lo dico dopo. Detto questo, siamo pronti per l'assemblaggio. In realtà io prima dell'assemblaggio volevo far vedere il case, però mi conviene prima montare le cose qui sopra e poi andare avanti. Quindi facciamo una bella cosa, usiamo questa bella scatola
quindi della Fantex, per come rialzino, non so, perché quei 5 cm a volte fanno la differenza, eh? Ne sai qualcosa tu, eh? E quindi andiamo qua, così. Ah. Oh, tieni qua, vieni qua. Te li domando. Un disco rosso che è progettato per stare acceso 24 ore, non rischia di morire prima su un PC normale dove si attacca e stacca? Ma secondo me no, Vince. In realtà cioè, sono famosi per avere un'ottima durabilità, quindi penso che li ha presi più in vista di cosa futura, dicendo mi dureranno di più, molto di più nel tempo. Questi sono per il cuore di Buon Stefano. pomeriggio a Grazie tutti! Marco, che non l'avevo letto il commento. Nessuna idea sulla GPU? Che stai aspettando? Le 3000? Nel frattempo si va di 6 e 10. Voi state a fare l'assemblaggio del PC, faccio l'assemblaggio dello stendino. Bravo Spizzo, lavatrice. Una scatola visto che non ha il back. Usa scatola, giusto. Ben ciao, grande Silchetto. Ma è mini. Gio, la prossima ti faccio bannare da Garage, che proprio più insulto non c'è. Non sono fatti per essere spenti e Papà, accesi sei mille stata volte quei lavatrice? dischi. No, però può darsi che lui magari gli fa fare delle sessioni che sta acceso 24/7 questo PC. Noi non lo sappiamo. Ci sono gente che non lo spenge mai, eh. Vedi che Carascione è pronto. Se non è possibile che SH500 arriva una partita mancante, perché quando l'avete spedito a me diverso tempo fa era integro il pacco, quindi il cliente non ha voluto dire che è certo, ma noi lo sappiamo, però lì devi stare al gioco, devi dire sì, va bene, mancavano. È micro ATX, è certo, 24.000 ore. Che ti sei perso, Alessio? Aveva già fatto vedere quella Ma questo è possibile che te lo danno con una vite che la devi togliere tu, ma per toglierla devi infilare la mano dentro Ma pure? come li infilavano dentro? Ma no, è il frontale, no. No, non si vede. Tutto chiuso, Ma tu devi smontare sopra. C'ha due viti dietro. eh? No, c'è sta la foto qua. Ti dice è stato sì assicurato per il trasporto. Ah, perso solo per il trasporto. Ci sono quattro, qua dice 3, 2, Aspetta, ma lo facciamo 1. vedere, no? No, sì, io devo levare le paratie, ma Non lo vabbè, può portare aspetta. qua. Lasciamolo. Buon pomeriggio a tutti! Liberami un po' di spazio. Questo ti serve? Sì. Ah, Tizio dice, stai, senti, mi hai dato delle RAM senza... Oh, comunque devo ricomprare il pistone di sta Sì, sedia. in Scrivi a effetti sì. DxRacer, Ah, cazzo, non ci ho pensato. Questa c'è il seriale, prodotta e cura al master, c'è il pistoncino che sa... Alessio, allora! Andiamo a Vabbè, quindi. scartare, è il primo 10 e 9K che andiamo ad aprire da scatola. Ah, c'è l'amore tuo. Amore Ciao Franco. mio! Ciao! Allora, comunque, per Ma tutti non sta smart quanti... working, non lavora mai questa. Sta lavorando, però il PC è una scheda, apre la scheda perché Apre la fa per la scheda. comunità, certo. Senti, stavo dicendo, per tutti quelli che ieri sera non c'erano, che praticamente ho fatto il delete al 10 e 9K. L'ho fatto. L'ha fatto, Lo l'ha vedrete detto e l'ha fatto. presto, lo vedrete molto presto. Tempo che Tempo che monto il Fabio monta il video. video, tre Problema è che, come al mesi. solito, ha fatto per un video di 4 minuti, c'ho 6 ore e mezza di filmato. Questo sarà un Ma tu problema. ringrazia Dio che ti faccio tutto questo di filmato. Apriamo la scatola, vediamo com'è. Che E beh, figa, dai. Quell'altra non si apriva, quell'altra l'ha fatta. Allora, grande Nello. Comunque, la roba che ha detto Fabio sul mio numero di citofono è vera. Quanti siamo in sto condominio? Ok, che è enorme, sono tipo 4 palazzi a 7 piani. Però, ho capito, pure te. Sto a Milano, no? Non stai a Milano, da Chinatown. Fate vedere anche quel case Corsair 2X tutto incasinato? 80x. No, Dado, quello lì era del cliente, l'abbiamo già ridato. Mo, Già, Dado, ma l'abbiamo quanto pensi che ridato. stazionino qua i PC, oh? Grande Fulgor! Chinatown si avvicina. Allora, qui come... Ah, attenzione! Attenzione, qui è una scatola mista. Ah, sembra tipo, sai, quando apri i gioielli so così. No, ma il bello è che guarda, questa qui, vento, rompicapo. Tu parti da qui, tiri su. No, ok, guarda. Tiri su, poi la devi girare e tiri fuori. A matrioska, guarda. Guarda. E poi c'è questo. Questo è fisso, ma non si toglie. Guarda, ad amici lo banno. I PC non lo so, gli iMac mesi. Bannalo, bannalo. No, dai, fai io fa carascio, fai io fa carascio. Cara, se mi metti in timeout ad amici per 10 minuti, per cortesia. Ma questa lo potremmo anche a rubare, no? Non si può fare. Oh, qui c'è sta proprio A il posto. libricino, Cara, eh. comunque, segui i comandi in modo Ah, vedete rapido. l'ora, c'è il dito, ovviamente stanno a fuoco sto dito. Allora, qui abbiamo il 10 e 9K. Beh, la scatolina devo dire che Vabbè, ci poi lo sai, sta, tu no? c'è proprio del boss mafioso, perché neanche te sporchi le mani, utilizzi gli scagnozzi tramite
Peccato che quello che fai è tracciabile. Oh, sei live. Traccia! Ma non ti preoccupare, che tanto anche io posso sempre. Io non ho le mani, non potete ricollegarmi alla cosa. Non sono stato io. Allora, andiamo a mettere il processore nella sua sede di questa Maximus Hero 12. Non ci cadono molto, molto spesso di trattare, maneggiare componenti Asus. Il 10 e 9K, ragazzi, eccolo qua. Raramente ci riportano. Le mezze lune dei processori Intel, per chi non l'ha visto la volta scorsa, le hanno spostate dalla parte alta del processore alla parte bassa. Quindi di conseguenza anche il socket ce l'ha in basso, quindi non vi sbagliate, perché sì, comunque chi... si bugga, devo togliere e rimettere la mod a stesso. Ma no, di mod toglie e basta. Dico, non vi sbagliate, chi li monta, diciamo, più o meno frequentemente, tipo a me la prima volta l'ho preso il processore senza leggere le scritte sopra, lo stavo mettendo così, perché i processori Intel fino alla serie 9 c'avevano la mezza luna qui, a questa altezza. Ma è giusto che ogni tanto adesso è al cose. Contrario. Sennò come fai a piegare i piedini? Infatti, è giusto. Allora, comunque non si fa così, non potete censurare la verità. Certo che possiamo. Questo è lui, eh? No, questo è un amici. Questo è un amici. Banna pure il amici, secondo account. Ti do una news, amici. Mi ha chiamato l'altro giorno. Chi era? Oddio, chi era? Samuele. Cioè, Samuele ha detto che le prolunghe a data sono inassemblabili, perché ha detto che sono durissime e c'è rischio che si spezzano. Quindi attenzione. Che quindi, gioia. Che mi frega tanto. Che gioia. So che monto. Questa è musica per le mie orecchie. Allora, processore messo, dicevo, ste mi ha ridato le RAM senza chip. Dopo passo a prendere un kit fatto. Sì, lo dico io che te passi a prendere. Tanto monti tutto tu. Bravo, questo mi è piaciuto, amici. Grande Johnny Light, grande, me l'ero perso. E grande Fulgor, grazie mille. Ma un ban di contrabbando a quanto sta? Un ban di contrabbando, vi bello, 2 euro ti banno solo, ma per no, il gusto. No, guarda, così, stiamo a 6,36. Quando arriviamo a 6,50 smussato, quindi con 14 euro banniamo Tizio. Un'altra volta Tizio? Certo. Ma io bannerei Gio, sta spara un sacco di cagate. Cioè, possiamo fare, chi mette i 14 euro per arrivare a 6,50, banna uno a sua scelta. Mercenario proprio. Bello. Scegliete voi. Chi dai, allora, il primo che ci fa arrivare a 6,50, sceglie uno e lo può bannare, vai. Ah, la cifra tonda. Io tanto metterò la tonda, sì, perché mi dà fastidio. Perché manca Cucciardi con smussa. No, non c'è né Cucciardi né VRC. Manco rosso. Allora, ormai Tizio non tira più, l'ho detto pure ieri sera. Tizio, dobbiamo cambiare obiettivo. Dobbiamo. Adesso. Sai che. No, però l'amici hai già seccato. No, mo va de moda Gio. Perché Gio è giovane, ti risponde un po' così. Sì. Gio, bisogna puntare più su Gio adesso. Gio tira, ritorna a vintage. Perché amici non tira più di tanto. Comunque, pensa tu, quando Tizio non c'era su sto canale, ma come facevamo, veramente? Prima... come facevamo? Niente, se la prendiamo con l'altri. Raga, ho fatto il reso della 57 XT, domani il corriere passa a ritirarla. Dite che corre rischi il corriere. Ma se fa XT? Caldo... Che me sono perso? URC, io ci sono, tranquilli. Ah, ci sei, ma non scrivi. Levano il VIP a me, ecco come andavamo avanti. Pure questo era vero, Gio. Giusto. Ma infatti, poi nessuno ha detto che magari questa cosa non possa tornare, eh? Sì, infatti. Cioè, Gio, ti dico, quando stiamo a chattare su subito per fare scitterie su usate, è una cosa... Appena rispondono mezzo storto, quell'altro si ingegnano, no? Allora rispondi così tutto, è super cazzo. E lui, oh, ma naffanculo, sto storto. Ma no, lui è così. È così. Oppure, per quello tira. Ma che suggerimento per è? Quello tira. Perché se tu alla fine adesso uno mette, che ne so, i 14 euro, dice banniamo Gio, lui alla fine ti risponde male. Tu te segna in blacklist. Capito? Ieri a Battens che gli ha fatto. Ma perché ce lo veniva a rubare Drake? Speriamo che non vengano. No, Leonardo, no. Se faceva una volta l'overclock così, ma adesso non si usa. Non si usa più. È demodé. Leviamo sta cosa. Leviamo sta? No, niente. Ma perché si autocensura? Aspetta, sto levando. Però guarda che belli occhietti in basso a destra come te guardano. Umberto non ci sta. Ma perché non c'è mai un perché non capite, fai 5 di mattina a catturare uccelli su Ark. Ah. Poi dorme fino alle 4 di pomeriggio. Ah, a proposito, perché ieri sera mi hanno fatto fare i due Carash e Umberto a parlare. E stavano a parlare della cena moderatori. Sì.
Cos'è che mi ha detto Karash? L'ha sparata lì. Dice, se me lo dite con un po' d'anticipo, veniamo su io e Umberto insieme. Azzo. L'ultima di luglio. Come no, no. Ma tu non sei moderatore di Instagram. Io gli ho detto, l'ideale sarebbe farlo sabato a prima. Ma la cena è una brutta notizia. A posto, già si è rimagnato tutto. A posto, niente. La notte comunque non porta brutti consigli la notte. Sarà a dormire, è svegliato male. Niente. Mi dice, non lo so. Umbertone di dov'è? È Umbertone, sta sempre giusta. In tu Calabria. Io non so se metterlo qui sotto o qua. Ma lo mettiamo qua, ma che ci frega? Che qui ti smonta mezza scheda per arrivarci. Oh, la vuoi dissipato come si deve? Ho ci capito. Vuole un dissipatore di un certo tipo. Come sei posso diventare mod VIP io? Non ci puoi diventare Drake, perché da come scrivi, secondo me, la tua età media ti porta. Ha fatto esame di maturità stanno, Drake? Dimmi un po'. Guarda, tizio, Drake, non te conviene. Drake? Che. Ah, no, no, purtroppo Santiago ha detto che devo fare operare. No! No, no, Carascione, che brutta notizia che mi hai dato. No, perché vabbè, c'ha un'età. Ammazza. Mannaggia la miseria, mannaggia. Mannaggia, Carascione. Allora niente, è rimandata. Almeno per la parte, diciamo, sud Italia. Che poi se non vieni tu non c'è senso manco che viene Umberto da solo. Eh no, certo. Allora, ho smontato tutto la... Ma non è più calamitato sto cacciavite? Mi prendi il calamitolo? E ho smontato tutta l'accrocchio qua. Ah, c'ha due prese, quindi il dissipatore for two. E c'hai la vitina IM2? Ah, adesso controllo, c'è una dotazione... Spaventosa. Questo praticamente dice... PC Express 4. Quindi però i vani separati, tutto separato, mica come MSA. Ah, questo qui il socket 3 non prende, cioè questo è il socket 2 non prende. Poi il, c'è una cosa l'M2 Asus SATA che alla gente piace, sì. Ma è una cosa che io odio, l'ho sempre odiato, ancora te lo danno. Mamma mia. Mamma mia, è il cazzettino che ti fa collegare i pulsanti di accensione, reset e quant'altro prima di metterlo qui, così ti diventa una cosa così alta. Sullo zoccolino della scheda madre, ci hanno sempre creduto in questa cosa. Questi sono uguali a livello di forza, quindi io lo metterò. Senti qua, vedi, ci sta. Ce ne sta per forza una vita. C'è una ventolina se vuoi. No, la ventolina. Come no, ventina? Senti, no, Mamma mia, Umberto sentiva male. Si deve quasi di routine, ma speriamo bene. Speriamo, mamma mia, oh! Ragazzi, giveaway! Ma è del cliente, non puoi fare giveaway. Ah, c'ha ragione. Ah, trovate, ecco. Dai, Carascione, che andrà tutto bene. Dai. Allora, c'ha ragione, Nello. Io mi ricordo quelli che blastavano, quelli che volevano comprare MD, ora blastano tizio. Non è cambiato nulla, effettivamente. Ma che serve quella super ventolina? Questa diventa sarà una ventolina di ricambio che si monterà qui sotto. Perché una già ci starà sicuramente. O sarà aggiuntiva, no? Capito, beh, non ne puoi mettere due da quattro, è proprio un'esagerazione, eh? Esagerazione. Sono veramente abituato a vedere X570 che giustamente ha detto dove sta la ventola, e bravo. Allora, ma questa è, leviamo il uno solo, ne leviamo. Ma solo un PCI 4 chiede Scuderi. No. Sono tutti PCI Express, almeno questi due che ho aperto, sono tutti e due PCI Express 4.0, questi due slot. Nascimento, giustamente, cioè, una volta si perculava MD per le ventoline. È vero, infatti sta ventolina. Ah no, non serviva neanche la vite fa. Non serviva. Perché ci va questa per fissarlo. Aspetta, rimuovilo. Ma non mi piace sta cosa. Comunque però. Stai persa. Perché no? Perché fino a che non può giocare. Finché non poggi non è tutto... Fino a che non poggi è bravo, questo rimane alzato, no? Vabbè. Ma che 4.0? Non diciamo boiate. Dice Betec.
Dobbiamo Che vuol dire verificare. che 4 contusioni sono Aspetta, boiate? la posso verificare perché il cliente ha stampato, pensa. È il manuale. Il manuale. Queste dovrebbero essere 4.0, non funzioneranno per via del processore, ma la predisposizione dovrebbe essere 4.0 per quelle future. Esattamente. Perché mi sembra strano una scheda che costa 450 euro esca. Abbiamo il manuale, guarda, il cliente è stato talmente bravo e l'ha stampato. Stampato sto papier. In teoria dovrebbe essere solo 1.4.0. Ok. Ancora non lo so, Alessandro, perché ancora non l'ho montato, quindi ancora non lo so. Sono 3.0, ok, va bene. Dicono che sono 3.0. Scusa, però qui c'è scritto. Sì, però. Attenzione, M2 in SATA, SATA 6G2 di SATA. Ma no, ma lui l'ha stampato per lui. Ah, però lo sai che c'è, questo è un problema. Lui, loro te lo scrivono, però io alla 490 è una limitazione che ha il processore, non che ha la scheda, quindi me lo dovrebbe scrivere quantomeno. Invece non me lo dici. Chissà se la ventolina andava messa qui sotto un mail. Ma non penso. Sì, ma non ce la mette, mica ma che ci metto? Ma che sei matto? Metti una ventola del genere. Anche se la paghi 1000, sì. Intel attualmente sì, Intel non supporta, sì, ma ragazzi, la scheda madre sì. Allora, le 0490 supportano il PCI Express 4.0, ma di fatto non lo potete utilizzare perché i processori di serie 10 non accettano il PCI Express 4.0. Di conseguenza, fino a che non uscirà la generazione nuova di processori Intel, che sarà comunque possibile montare su queste schede madre, non potrete utilizzare il 4.0. L'ho detto 67 volte. Però mi aspettavo. C'è pure il manuale del case stampato. Mi aspettavo, però, che sul manuale questa cosa, nel dubbio, cioè, asterischetto. Sì. Dimmi. Vabbè. Dovremmo fare una ricerca su internet. Fa che ne pensi di sto Nick, shitty runner. Vabbè. Allora, vabbè, intanto comunque provate a grande, eccolo il rossettone, grande il Cerberos. Allora, comunque fate una rossa, ma è arrivato il gadget. Me la fate una ricerca, mi scrivete Asus Maximus Hero 12, il discorso degli M2, cercate se ha la predisposizione per il 4.0. Cioè, dovrebbe avere come ciao, dovrebbe avere, certo. Però non te lo possono dire adesso, questo è il problema, non te possono dire chiavave. Beh, dovrebbero dire 4.0 ready. Poi ready, noi siamo ready, il professore no, ma noi siamo ready, dovrebbero dire. Sì. Allora, leggo questo, 3 per M2 socket, 1 per 22. Sì, questo è lo stesso che sta scritto sul manuale. Sì, questa è la stessa cosa. Sì, è arrivato il Regia Mia 2070S, adesso anche se è arrivato con un'ala rotta, che è quella che poi abbiamo sistemato. C'è quella cazzo di aletta? Io quando lo stavo spedendo mi è rimasto in mano di nuovo. Quello Ross, quello purtroppo era già così. Io te l'avevo provato a fixare mettendoci lì, di mette cemberino de attack. Purtroppo 2 su 3 calcola l'ho trovati rotti. E hanno usato una colla China style. Stai, come mai non supporta il PCI Express? Non lo supporta è che il processore ancora non lo supporta. Ciao Leviatano! Grande Leviatano! Abbiamo detto tutto all'inizio, tu non c'eri, mannaggia. E vabbè. Comunque, senti, io so che c'è poco spazio, cerco di fare qualcosa, ma io ci devo mettere il case su sto lavoro. A me sta sedia che scende mi sta cominciando a dare fastidio, eh. È piede questa. No. Allora, questa, che ci sta dentro sta scatola? Oh, allora ci sono la placchetta per mettere la scheda in verticale. Vabbè. E fino a qua. Ci sono. Oh, che bello i cestelli per i dischi da 3,5. Li useremo tutti. Te li provavo io questi. Credo che servano. Sì. Sì. Belli, eh. Me li dia. Cestello. Allora, adesso prendiamo il case, ragazzi. Riguardo il vid, certo, il VOD. Ah, qui c'è la bella scatola con le viti. Purtroppo sto a lavorare. Juan Andrea e il Carrier, grazie per il follow. Allora, qui c'è un disco, due dischi, tre dischi, incredibile.
Però sto sistema che mi vanno ancora. Ma è possibile va così? Sì. Devi vedere qual è il davanti e qual è il dietro. Per me va al contrario. Forza, no, è per forza questo. Qua c'è i perni. Come fa? Mm. Allora, ecco. 3M2 socket. Supporta PCI Express 3x4 e SA. PCI Express 3.0. Supporta PCI Express 3.0. Supporta PCI. Quindi non c'è là. Mi stai di male. Stai, ma domani non passi per niente al negozio? No, domani è mercoledì. Secondo me in futuro si potranno assemblare portatili? Già si possono assemblare adesso portatili. Sconsigliatissimo. Sconsigliato, però. Le vere novità di Intel le vedere con i 10 nanometri. Ad oggi non c'è nessuna novità, nessuna. È vero, questo sono d'accordo con te. Sei ingombrante con sto coso. Allora, attenzione che poi vi ricordo che c'è sempre una signora scheda video che ancora non abbiamo annunciato e ancora non avete indovinato. Quindi c'è ancora tutto da vedere. Senti, qui tra manuale e manualetto pare che sto a montare le ecotecniche, non ho capito. Spostami da qua. Dai. I cestelli ci diverto io. Ah, i cestelli. No, questi sei dischi. Tieni. Allora, 5 piotte non è il 4.0, bravissimo. Mi cercate una cosa? Se la Z490 Ace di MSI ce l'ha? Vai. Droppelo. Allora, ragazzi, questo è il case Fantex Ento. Ento. Guarda quanto è grosso, guarda un po' che cable management, guarda che t'ho fatto, eh? Ma dentro quel multicestellame ci stanno i viti però, perché questi mi servono i viti a me. Comunque, non era difficile, l'istruzione, Tu stai prova a mettere il braccio là dentro, 1, svita i viti dietro, 2, slider top, 3, slider frontale, 4, levi la vite. No, però c'è stata la foto della vite, qua che ti induce. Sì, ma c'è scritto 4. Qua ci sia una vite. Non è da te questo, c'è scritto 4. Se posso. È 1, 2, 3, 4, 4 passaggi. Io pensavo 4 era il numero di. Non è da te, Sei approssimativo, Guarda, ragazzi. Senti, approssimativo, mi dai viti qua per questo. Approssimativo, viti. Tiè, tanto voi guardate per disegnino. Vedete se era difficile. Allora, la faceta in velcro! Vero? Non è velcro, è velcro. A ste, due delle tre porte M2 supportano il 4.0, fonte Tom's Hardware. Vabbè, andiamo avanti, montiamo il PC. Ma no, dai, sarà pure questa di Asus, no, non vuol dire. Intel 0486 giga la porta slot key support PCS profile spam files. Può essere che magari loro ce l'hanno scritto e Asus no, dai, mo non sta a fare. Ma certo. Allora, il sopra si smonta con le due viti posteriori e viene una via. Fascia sotto Ace 460 sotto a che amici. La Ace costa più o meno così, Allora, tolto quello. Poi la Ace non ci costa 500 euro. No, costa niente. Ti toglie il frontale, alzandolo, rimuovendolo così. Via pure il frontale, belli, mo' vi faccio vedere. Poi c'è la vite, che sta qui. E sta a chi? Si rimuove e comunque, si può aprire. Comunque nel 2020 in PC del genere con tutti questi dischi meccanici, mi dispiace, ma... Bocciato, mamma mia, non se vuoi ci va un disco d'antera meccanico al giorno d'oggi, dai, dovrebbe essere voi vietato. Dobbiamo cominciare a fare tipo l'Apple, noi non lo facciamo, vero? Allora, vetro. Silver, ci devono tornare, spero settimana prossima. È enorme sto coso. Sto cercando di essere 2 tera, il vostro sito non è disponibile. Quando è disponibile un SSD da 2 tera, ti ha risposto a Silver, sì. Allora, mo scoppio. Ma io infatti non sto di niente, Skyman, sto spezzando lance, è Stefano che sta attaccando. Ma no, ma ho chiesto per curiosità, perché io ho una 0490 Ace, ho chiesto, mi controlla se ce l'ha, poi no, che non lo puoi usare, è un altro discorso. Non lo puoi usare adesso. Questo è il filtro. Ma tanto fino a che superiore. Fino a che gli unici che producono SSD PCIe 4.0 sono i Sabrent, lo sappiamo che io nemmeno. Chi ti monta i Sabrent? Zio Sabrent. Oh, rispondi. Allora, questi qua sono è il frontale che c'ha pure questo sportellino particolare che si tira su per le prese frontali. Bello però, perché la parte questa qui è una plastica alluminio,
lato è proprio plastica, molto alluminio. E sentilo. È una plastica alluminio. È una plastica alluminio. Vedi? È una plastica con alluminio al tatto. No, è la, cioè secondo me è una placca di metallo. Giochi, ci si può mettere verniciata. Invece poi c'è la belle fessure. No, non si può mettere il masterizzatore, non te fa sentire dici ste cose. Ma perché io, scusa, su quattro dischi meccanici vorrei mettere anche il mio. Senti, te li fa un Cosmos, va bene, del 2002. Allora, è alluminio plasticoso, pure, va bene. Messias non ha la Gen 4. C'ha nessuno non ha la Gen 4. La placca, questa è il filtro frontale, si toglie. Ups. I prismi in pack da 3 costano una piotta. Ma dove compri le zucche? Noi vendiamo a 14 euro sfuse e abbiamo finito. Purtroppo tante cose abbiamo finite. Antec, il prossimo scarico è fine agosto. Ah, vedi sotto com'è fatto? Sotto è più complicato da far vedere. Sotto c'ha questo cestello che si può smontare per montare un 360 per lungo. Questi che contiene. Ma l'SSD lo mettiamo qua, no? Lo mettiamo là? Eh sì, perché sennò Muro monta tutti i cestelli, quelli sono a vista, eh. Davanti si può montare in 360, forse pure in 480, anzi davanti si può montare pure in 480, guarda quanto è grosso. Frontale, sopra si può montare un 480, non riesco a inquadrarlo perché è troppo grosso. Guarda, sopra è tutto aperto. Poi c'è questa bombatura che vedete qua sotto, serve perché l'alimentatore si monta in verticale qui dentro, quindi da qui escono i cavi e poi vanno tutti dalla parte posteriore. Non è male come sistema, la parte sotto mi piace molto, si può smontare per lavorare. Questo qui sono i classici tappi che usa Fantex qua, che non sono a scorrimento questi, però si possono rimuovere, anzi si devono, comunque l'SSD si poteva fissare pure su questi, si non devono rimuovere. Che vuoi fare? Lo mettiamo dietro? Devo capire. Sì, lo mettiamo dietro perché poi la parte posteriore, eccola qui, ci va l'alimentatore. Questa qui è una placca copricavi che si può rimuovere, quindi andiamo a rimuovere. E poi c'è questi qui che sono i tappi in plastica. Bello complesso sto case, eh. Dovevamo chiedere più soldi. Sì, sicuro. Guarda quanta velcro. Pieno di velcro, infatti. Questa la togliamo. È alluminio. Cucciati, comunque, sì. Ma adesso sei tornato col cucciato. Ma perché? Abbiamo parlato di te. Fino non è una quadro. Cucciato, quando vai a visionare quel desktop? Ma ora adesso tu i dischi li hai messi là. Devo capire. Io 3 tolgo... qua per forza vanno. Io devo tolgo sto tappo. Fa un esempio. Il disco. Come buonasera, ai moderatori. No, non mi puoi scrivere con l'H, Gerardo. Proprio tu, a proposito, io Gerardo gli devo fare quella cosa là. Adesso che c'è. Metto tra 3 giorni, mi ha detto ieri. Perché tra 3 giorni? Che ne so. Ha detto lui, tra 3 giorni mi scade la cosa. Ah, allora appena scade la faccio, Gerardo. Facciamo così. Adesso qua ce l'ho. Ma dove si montano sti artisti? Questi andranno così. Dove? A giudicare dritto per dritto. A giudicare non è fatto. Vuoi le istabuzioni? È una cosa del genere, sa. Bravo. Allora vanno al contrario, però. Che tavolo? Bella cagata, giri tutti. Gira. Allora, sto assemblaggio finirà circa le 7. Sono le 3, abbiamo un'ora di tempo. Va bene, mentre Fabio fa questo discorso con i dischi, e visto che Tizio prova a infamarmi, tanto possiamo anche bannarlo. La questi li tolgo tutti, per il momento dopo ci rimettiamo. Io devo lavorare, me lo sbrigo. Allora, cominciamo con fare un lavoretto. De fino, il lavoretto de fino in questione sarà mettere la scheda madre in posizione. Scheda madre in posizione, i pin ci sono tutti. Datemi una vite. Guarda che ti do fa. Questa era tanto che volevo regalartelo. Un bel cacciavite in più. Ah, già ce n'hai un altro? Bravo. Ma me vedi, cioè, questo vanno bene così che non lo strette evento. Questo non me lo sai dire. Quello se lo mettiamo, tu dove lo vuoi mettere? Sopra. Sopra sul top? Certo.
Se lo metti sul top, sì, ci può stare. Ci può stare. Così passano sopra. Davanti a Arthur, sto che c'è passano, al secondo piano, ragazzi. Così passano sopra i rami, cavi, però ti va bene o vuoi vedere Givo? Perché sopra? Quelli che i cavi sono molto lunghi, appunto, ma scusa, ma nel frontale ben non si vede. Il sotto non si vede, quindi. Cavi tubi a destra o a sinistra di voi? Allora. Sa quanto spazio rimane su sto case. Ma è storto il case? Ah sì. Non mi aspettavo questa cosa. Cosa? Che è leggermente storto il case. Qua. Mi fa un po' di aria. Se premo arriva a battuta. È un po' balena. Comunque, il case con la cantina, sì. È soppalcato. È proprio Mini TX. Qui c'è una Mini TX. Qua ci avevo montato la Mini TX. Che in realtà mi sa che è fatto apposta. Perché su quell'altro ci avevo montato. Questo c'ha quattro fori qua. Stranamente, proprio i fori che non ci andrebbe una Mini TX qua. E stranamente questo qui è un buco che si può togliere se si vuole mettere l'alimentatore qua. Quindi si possono montare teoricamente due alimentatori. Però no, non c'è l'uscita per la scheda, per la scheda video. C'è la scheda madre qua, non si può montare. L'SSD va orizzontale qua sul lato. Quindi, visto che qui c'è... Ah, l'SSD, sì, dietro. No, qui ci mettiamo i dischi. Allora sì, sopra ci mettiamo il distributore a liquido. Va bene. Ma che dice? Come monti il distributore da scheda TX? No, beh, il distributore ad aria, no? Guarda che c'è sta l'altro case che è il Fantex Levo. Evolve, si montano doppio sistema. Scheda mala TX sì, standard. L'abbiamo fatto vedere, c'è la recensione. C'è la recensione. E si può montare anche una Mini TX sopra, in top. Questo tipo in alto così. Spalcabile, abitabile. Sì, sì. No, comunque non si può. Però c'ha questi quattro fori che mi lasciava ben sperare. Dal momento che l'altro modello, sempre della stessa casa, lo consentiva. Quindi ho detto, chissà se... Che poi in realtà non è da escludere, Che va a darsi che questa placchetta dietro si svida e ti danno una cosa che ci si avvita, che ti dà magari il rettangolo per l'uscita. Sì, anche se no, perché ti danno quel tappo così? Sì, infatti, quello è un tappo e tu dici ci metti un altro alimentatore qua, perché davanti qui c'è la forma dell'altro alimentatore, ma chi lo monterebbe l'alimentatore qua? Allora, questo, intanto portiamoci avanti qua. L'HDD va pure davanti all'alimentatore, dico. Come va pure davanti all'alimentatore? Così dico, vabbè, questo sarà completamente modulare, uno solo dovrebbe studiare. Beh, adesso. Certo. Ma no, ma lì va bene. Ma sì, i dischi questi li mettiamo tutti e tre là. L'SSD lo posizioniamo. Lo metti dietro. Allora, anche perché qua ti danno dei supporti. Un po' particolari. Allora. Immancabile, grande, scusi, mi banna Tizio. Giusto, grande Ciccio. Ciccio è in forte ritardo oggi. Ciccio è in forte ritardo. Allora, per quanto riguarda l'alimentatore, quindi adesso lo giro, andiamo in zona alimentatore. Comunque, smontato, spogliato di tutte le paratie, eccetera, è abbastanza, anche abbastanza leggero. Qui metteremo l'SSD. Sperando che Fabio Sabotta ci ha preso. Sì, ci ha preso. Bravo! Allora, questo ora lo sposto. Fa un po' come te pare. No, qui ci va l'SSD. Ecco, più adesso monoblocco. Pesa 6 kg sto blocco. Ah, qui c'ha pure il controller per le ventole. Vedi che carino? Che è questo il cavo. Se qui tu lo mandi sulla scheda mare e c'hai tutte le prese lì dietro. Pesa più questo di tutto l'apparato. Senti. Mamma mia. No, regà, questo cioè farà 6 kg sta a fare. Ma di più pesa. Mamma mia. Potevano fare pure la donna con la ventolina frontale come si faceva una volta sui vecchi Cooler Master. Allora, questo qui. Queste ventole le posso stringere o puoi vedere prima? No, sai che non lo puoi mettere così? Cioè, agganciano solo due. Questo è il terzo, non può... No? Perché non può andare tutti impilati, solo due ne può impilare. Due, capito? Due qua, due e uno sopra. Che cagata. Questo ponza. Questo sì. Vabbè, questo. È al contrario, ma sa. Che divertici te. Allora, intanto qua ci abbiamo Type C. Ne esce più. Quanto costa sto case? Allora, questo case quanto costa?
Non lo sappiamo perché ce l'hanno portato, però lo potete cercare e dircelo voi il prezzo, perché questo qui è l'Ento 719. Cercatelo un po' un attimo, fatemi sapere il costo. Secondo me si aggirerà intorno alle 180-220 euro. Questo è il range di prezzo che gli do per questo tipo di case, cioè giudicare da quello che ti offre. Forse pure del più di 200. No, perché c'è il fermo, che amministrativo? Sì. Salvi, posso stringere queste ventole o no? Le ventole vuoi provare? Sì, no, secondo me si possono stringere, perché comunque sia questi troppi dischi hanno messi così. Due sì, due qua e uno va qua, perché ti deve agganciare su questo supporto. Poi vanno pure avvitati per sicurezza. Per avvitarli 190. Oh, ci ho preso. Beh, non è tantissimo, no. Guardando quello che ti offre. No, ho detto tra i 180 e i 220, 190, perfetto. No, ma il disco meccanico da un tera che c'ha è riciclato, è un disco vecchio, eh. Tu dici, meglio credo anche il 3 tera, lui ha comprato solo il 4. Allora, beh, questo oggi lo sapevo che era un case bello e impegnativo, per quello l'ho tenuto da fare il live oggi. Che poi forse il cliente, siccome ci segue anche, forse se lo sta anche guardando o se lo riguarderà. E quel dislivello tra i due dischi ci deve stare per forza, raga. E ce ne sta, sì, perché vanno a gruppi da due in fila indiana. La finestrina dietro a che serve? Qual è la finestrina dietro? Non ho capito di che finestrina stiamo parlando. È la raccolta fondi, è per un danno che è successo in negozio, che praticamente abbiamo rotto la scheda madre di un iMac. Una cosa molto grave. Chi vuole aiutarci ci aiuta, chi se ne frega se ne freghi. Ok, questo pure. Allora, mi servono quante prese USB 3.0 avrà questa scheda madre da 500 euro? Una, perfetto. Questo case invece ha due prese, perfetto. Quindi una delle due non verrà connessa. Quanto è bella questa cosa, eh? Dico, non vi sentite mai con i produttori? Dai, 450 me ne devi da due, non me scassare. Ma dalla Type-C e una presa USB 3.0, basta. Mannaggia la miseria, oh! Oh, mi devi dare un adattatore, me lo devi dare dentro, oh, però. Dentro, mi devi dare un adattatore, per forza, da Type-C a USB 3. Perché non è possibile. No, da USB 3 pure a USB 2 mi va bene. Perché la Type-C ce l'ho con la scheda madre. Ma se mi metti... No, la scheda madre, se mi vuoi dare solo uno dei due, almeno un adattatore dentro. Beh, questo case c'ha un sacco di cose, no? Quindi c'ha 4 porte USB 3.0 e la Type-C. Tesoro mio, hai ragione. Però se io spendo quasi 500 euro per una scheda madre e non me puoi dare solo due prese, se me ne dai solo due mi sta bene una del tipo, una dell'altro, però mi devi dare dentro un adattatore, perché poi non si trovano. Su questo sono d'accordo. Mi rode un po' che si vedono star dischi, non hanno trovato un modo per farlo. Che te lo so, poi neanche puoi mettere tappo, cioè il tappo non ce lo puoi rimettere. Non ce lo puoi rimettere. Rimane, là ti rimane un buco per forza, questo terzo disco meccanico maledetto. Maledetto. Pure grosso rimane come buco poi. Neanche a di che tengo, è un buchetto piccolo. Comunque, almeno due USB 3, sì, anche perché poi mi danno quattro prese USB 2.0 che vanno bene per i controller, per i moduli, per quello che vuoi, però le prese USB 3.0, porca miseria, non c'è stato. C'è la smussa 640, che grande quel cellulare. La Mobo è una Maximus Hero 12. Hero 12. Ma poi ci metti le ventole attaccate agli HDD, che cos'è? Una provocazione va ad Alex? Ecco, ho detto io prima, no? Però beh, peccato. Peccato che manca sta USB 3.0. Cioè è proprio... Leggete Danilo. Gli HDD si possono mettere davanti allo spazio dell'alimentatore. Davanti allo spazio dell'alimentatore. Ah, ok, lo potresti mettere là. Ma là. Ma che è? Ma là dove? Cioè qua. Questo lo puoi incastrare qua. Però... Ah, no, vabbè, brutto, dai. Cioè, i cavi poi si vedono, no? Qui a me i cavi vanno dietro e si vedono. Ah, guarda, bolo pure così. Vabbè, purtroppo dovevano darti la possibilità di metterlo, ma
come li metti purtroppo sono infelici, ma non è che si è progettato male. Andrea Marino, non ci vanno Twitch Prime, grazie grande Andrea, non ci vanno, non ci devi mettere rischi meccanici qua. Anamici ha donato 10 euro. Che? Anamici mi ma, che ma che t'hanno assunto, hanno rifatto il contratto? No, per me sono quei wafer che stanno a fare effetto, se sta a sentire male. Ah, sì, sono in c'è una striscia verde. Ma adesso sei magnati o no? Sì, sì, ma mi ha mandato il video, ma detto, ieri mi ha detto non lo far vedere che non ci sto un compleanno. Mo lo faremo vedere nei prossimi giorni. Allora, questo è il controller delle ventole che io lo mando qua davanti. Sono i wafer, gli hanno dato al cervello. Allora, quel dissipatore a liquido, che cos'ha? Uno splitter per le cose? Ammazza, una presa per le ventole fatta bene, qua non ci sta. Ok, riformo la domanda. A parte, vabbè, questa qui dovevi mettere la prima in teoria. Cosa? No, quella la posso mettere pure adesso. Allora, no, dicevo, quel dissipatore a liquido ti dà uno splitter 4 pin per le tre ventole. Dopo pure sognato. E che te dà? Devo far attaccare al water block? No, te puoi pure sparare. No, ce ne sta per forza. Ricontrollo. Costa 180 euro quel dissipatore. Ecco quello che c'è qua dentro che è rimasto. No, ma ci sta. Il water block stesso le puoi connettere perché c'è un cavetto che sarà questo. SATA. Ma in evento c'è una presa 4 pin standard. Ce ne sta il doppiatore. Oh, e non c'è qua dentro. Che te devo. Ma manca un'altra. No, ce ne sta, dai, per forza. Cioè le tre ventole non puoi pretendere che l'attacco alla schiera mare, quelli devono attaccare tutto allo stesso slot, che serve, dai. Vediamo. Ci sta. Contenuto della confezione. Io intanto. Attacchi a cazzo. Ma come? Non c'è sta, contenuto della confezione! Come fa nervosì? Guarda qua, lo vedi te? Vedi qualcosa di diverso rispetto a quello che ti ho dato? Breakout cable set. Breakout, eccolo. Ma allora saranno a scalata, no? A scalata? Che cazzo. Noni. Scusa, a me mi dici che qua workout. A te che te piace tanto NZXT, ma che vuoi da me? A me. A me. C'ho manco una cosa NZXT a casa. Ci abbiamo avuto sia io che te il case, ma è vabbè, ma il case. Ma no, ma io sono da. Cioè, a me piace, non è che non piace, però. Com'è possibile entrare uno sdoppiatore? Oh! Part list, riguardalo! Non ci sta! Dai, ci credo. Fa, ma non dovevo decidere chi bannare. Però io ho detto che chi dona la cifra rimanente, voi ve la siete spittata. No, c'è arrivato, decidi, dai. O decidi insieme con Cucciardi. C'è arrivato. Cucciardi ha smussato, ma lui ha fatto bingo, scusa, Perché devi togliere qualcosa a Cucciardi per darla da un amici? Vabbè, perché alla fine ci ha messo 10 euro. Se lo merita. Comunque, strana sta cosa. Pure Ale dice, purtroppo le ventole vanno attaccate alla mob, non ti danno split. Ma sì, però è... No, allora ragazzi... Non te li danno! Nella prossima puntata su Twitch che faremo, Fabio scriverà a NZXT proprio. No, ma chi sei? Dicendo, non è possibile, voi fate un controllo... Anche perché la scheda mare non può gestire tutte e tre le ventole al medesimo modo. Devono essere attaccate tutte e tre... Quindi non ti gireranno alla stessa velocità. Ho capito, però non è che puoi fare tre curve diverse, anche perché io... Ma loro ti dicono, tu devi comprare... Quando compri questo, iniziate a comprare il nostro. Come cazzo si chiama? NZXT U. Oppure e poi. Case NZXT che ha già il controller e lo connetti. Ti costringono. Allora, NZXT e Corsair sono due marchi che se compri una sola cosa che fanno loro, ti devi comprare tutto di quella marca. Questa è la loro. Sono l'Apple dell'informatica, va bene? Che a te piaccia o no? Bella cagata. Andiamo avanti. Però così le becchi le denunce. Sì, così. Okay. Ma va bene tutto fino a bella cagata. Ma no, bella cagata è un audio che parte in automatico. Ah, ok. Che devo fare io? Mica lo posso controllare. Non so, Dio, ci sono scelte commerciali. Loro ti vogliono portare a creare. No, ragazzi, non è una scelta commerciale. Che se io compro un Kraken X73 e lo monto e la schiera mare non dispone di prese
PVM libere, tu non lo puoi connettere, cioè tu sei costretto a riuscire di casa, andare a comprare uno sdoppiatore, sto coso costa 180 bombe. Devi comprare un che loro danno per scontato che se tu compri questo lo accoppi con un Kingston ZXT che c'ha il suo controller. Ma non tutti, tipo il 5-10 non è che ce l'ha il controller, cioè per me questa qui è una cosa che è inaudita sta cosa, non si può sentire, bocciato tutta la linea, sto distributore per me lo può pure prendere e buttare, poi rischia di denunce, se può guardare, non è possibile sta cosa. Io non posso comprare una cosa, spende 180 euro, arrivo a casa, vado a montare e non lo posso connettere tutta la stessa presa. Ma che mi stai a dire? Questa è una gaffe pazzesca da parte di questo brand. Perché io posso capire come. È uno sdoppiatore che manca. Non è uno sdoppiatore, fa quello che ti sto dicendo. Se tu esci o lo ordini online, te lo fai arrivare a casa così com'è e tu c'hai per dire, mo ti faccio un esempio, una Zera 370, lo vuoi montare su un tanto, lo vuoi montare su un 8700K e tu non lo vuoi attaccare perché sti tre insieme non ce li puoi mettere, sei costretto o usci di casa, ma se abiti per dire a busto a stizio e lo devi ordinare un'altra volta su Amazon, tu per un giorno non puoi montare il PC. Quando sto coso costa più di qualsiasi altro aio in commercio la 360, è inaccettabile, quindi è una gaffe clamorosa, non ti può mancare. Mi allora, dovresti mettere almeno uno sdoppiatore. Corsair li gestisce dal waterblock, escono i tre cavi 4 pin e tu ci connetti direttamente le ventole, lui con il cavo appunto che ti danno USB lo gestisce da software, perché il CAM è fatto bene come software con ZXT, non dico che è fatto male. Se guardi le istruzioni è proprio scritto lo sdoppiatore se lo accolla Fabio. Bustasisi sono stato via qua. Vabbè, era per dire in paesino con un nome impronunciabile. Allora, amici, vado. Cucciardi è d'accordo. Chittai c'ha con sé. Vado. Ciccio, mi dispiace. Hanno bannato Ciccio. Hanno bannato Ciccio. Sostendi. Mi dispiace, Ciccio. Ringrazio no. Amici. Mamma mia, amici, ti sei fatto dei nemici potenti. Che mo Ciccio sentirà ma non potrà interagire. Comunque, vabbè. Comunque, a Ciccio io ne avrei fatta. Ne manco io, a Ciccio ne ho di facile. Che paura, Ciccio è pericoloso. Eh? Te stalkera pesante. Allora, poi anche perché questo quest'altro cavo che tu mi dai, no? Questo scusa, si ma connette. Ti dà un controllo. Già mi rubi un 3 pin ulteriore. Abbiamo risolto, effettivamente. Il case ti dà un controllo. Buon pomeriggio a tutti. Sì, case, metti tutto là. Sì, ho capito. Ringrazia Fantex NZXT. Grazie, Fantex. Dice no, io ringrazio. Se no, ce li mettevo un altro 3. No, ce li mettevo niente. Chiamo il cliente, fai Lello. Hai comprato due pezzi che da insieme ci vanno stare, sai com'è? Da insieme ci e quello poi ti dirà, e quello ti dirà, ma io ho speso 180 euro per questo tipo di dissipatore. Ho capito, siccome le ZXT fa bip, 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 e non ce lo puoi mettere. Siamo pure ufficiali nel ZXT, non è il caso, no? Ufficiali? Io ti sto spronando. Certo, abbiamo spronato pure il Master, Antec, oh, è giusto, raga, è giusto. Non vuol dire che se sei ufficiale. Sappiate che se citate il contratto dei rendituri ufficiali, noi comunque vi trattiamo peggio. Non peggio. Peggio. Però è equità, cavolo. Porca miseria. Me li fai rosicare su queste cose. Sto cavo, che ce devo fare con sto cavo? Questo attacchi al 3-pin perché CPU. Loro vorrebbero che tu alimentassi con una presa SATA. Non mi fare di altre parole e parto lo spornone. Andiamo avanti. Ma scusa, questo cosa, no? Ti dice pure, mi raccomando, prima di accendere connetti tutti i cavi. Oh, c'è sta scritto. Lo so, c'è sta scritto. Infatti poi dice, come connetto? Ho fare i due a questo. Io ti ho detto, prima di accendere, controlla che tutto sia attaccato, eh. Mi fa... No, magari lasciate i video alimentatore. No, lasciate i video alimentatore vecchio. Vabbè, lasciala per fatte trovare. Sì, sì, no, che adesso lo stavo a infilare. Devi stare sempre attento quando lo metti dentro, a prescindere. Dov'è l'altro gavetto? Quale gavetto? Questo. Ah, ok. È già attaccato all'USB. Che poi, giustamente. Mannaggia. Sto coso non ci può avere. La presa che usano tutti, no. Ci deve la sua, così certo. Devi installare il suo software. Quanto mi sta sul cazzo installare più di un... Io voglio installare il software della scheda madre che mi consente di gestire tutto l'ARGB. Ti devi uniformare, lo vuoi capire o no? Spiega, lo scrivi una bella lettera a tutti. Pronto, si fissa? Allora, Nello senza sub ma sta... Ma cosa sta diventando sto canale? Sì, infatti ultimamente stiamo a perdere un po' i colpi, ragazzi. Va bene l'estate, va bene il caldo, ma ultimamente stiamo perdendo colpi, Allora, sto avvitando l'alimentatore che non lo vedete perché sto in un'altra stanza, talmente grosso sto case, Allora, praticamente... Pronto, si fizza?
si può capire. Cioè, un utente che non c'ha niente, c'è anch'esso degli anni 70 e vuole un tasto premium, non c'è scritto comprare solo se c'hai la presa NZXT. Quindi montalo. Powering the fan. Collegare l'evento alla scheda madre o al controllore dell'evento non incluso. Se vedi, se non arrivi a te, no, c'è scritto collegare le ventole alla scheda madre o al connettore delle, o all'alimentatore delle ventole non incluso. Ok, altri soldi. Ma era la stessa cosa che ho detto io, non serviva il manuale. Era questa contraddizione. No, ma hai detto, ti ho detto guarda che passerà sopra. Ma io non ti ho manco guardato. Ti ho detto guarda che passerà sopra alle rame e tu mi hai detto sì, va bene perché i cavi sono lunghi. Vuoi te le giro? No, va bene così. No, va bene così, va bene così. Prima hai perso, no tu, sacco di niente, guarda che sei nervosito Stefano, sì. Sei nervosito per un tridente che gli manca. Lui dice Hitech costa 29 euro e me lo dà e tu non me lo dai. Hitech c'ha la presa proprietaria, ma te l'ha tutto per poterlo alimentare. Sì, è vero, Hitech non ti manca mai niente. Ma non è perché poi mica sto a dire che è meglio, però porca miseria, è una piccola causa. Siccome tu vuoi fare il dissipatore di lusso, cioè elevarti sugli altri dissipatori, no? Che se chiedi quel prezzo e c'è una cura maniacale per gli effetti, luci, qualità, produttiva e tutto quanto, non ti puoi perdere l'adattatore. C'è pure lo stesso cavo della ventola, raga, è gommato, non è un cavo semplice, è gommato, guainato, termosaldato qui sul ma finale. Ma non lo puoi attaccare. Però non lo puoi attaccare. Cioè, ti dico, cazzo, va tutto bene. È come se, che ne so, è come se io te faccio, che ne so, una Bentley, cucita a mano, sedili riscaldabili, tutto quanto uguale, poi te la vado a dare e senti i finestrini, c'è la levetta, eh? Come c'è la levetta? Non automatici. Eh no, c'è la manetta. Di cosa parli, Ale Zuc? Del Neptune? O del K240? E di che misura, soprattutto? Dovrebbero guardare la dotazione di Noctua solo per un evento. Beh, in effetti Noctua, il marchio te lo paghi, però quando apri la scatoletta, qualsiasi problema c'hai, con quello che te danno, lo risolvi. Risolvi pure quello da amici con quello che te danno, perché ti avanzano. Aspetta un attimo, qua che devo fare? Ma guarda, Gerardo sta a fare la morale agli amici, però non si fa. Ombra nera, pure lui si è aizzato. Ciao Inuollo, buonasera a te. Ciao Inuollo! Ma... E vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? Amici che dà pure le giustificazioni. Ma signor Gerardo, Ciccio De Nigra è tratta male gli ARGB, se lo meritava. E ah, continua ancora, ma non l'hai sbannato? No, 10 minuti. Oh, il ban è ban. Oh. C'è ragione. No. No, la nuova serie sono i Neptune, Ale Zuc. Dopo queste affermazioni propongo un'apertura di Esifix a Busto Arsizio. Bravo. Ma ban per Ciccio è Ciccio? Domanda. Io mi sto strappando i capelli da un anno per aver preso Case e Kraken X62 di NZXT. Ma motiva la tua scelta, Ombra Nera, però. Ho sentito ban, mamma mia pollina. Attenzione che Ciccio mette un euro e dice Anamici ti sei fatto amici potenti. E io non sono mica pezzente come tizio, Scrivo così. Attenzione, T'ho detto che è pericoloso andare a toccare Ciccio. Intanto ban per Ciccio è un amico, ho capito. A posto. Allora, Joe ci ha detto elegantemente come suo solito che Busto Arsizio non è consigliabile avere lì un negozio di PC perché ci sono lì persone, diciamo, poco evolute lato PC. Ok, quindi tradotto gentilmente una peccato che fa schifo quasi, esatto. Ha scritto tipo così, no? Ha scritto chi se caga Busto Arsizio e lì non sanno nemmeno cos'è un PC. A posto. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Busto Arsizio, che scusate se vi ho tirato in ballo. Allora,
che poi tu vabbè. E stavamo dicendo, secondo voi la scheda video segreta è la famigerata Radeons? No. Sei lontano anni luce, vado Alex, ma proprio lontano. La scheda, infatti, ragazzi, concentriamoci un po' sulla scheda. Ma sì, possiamo anche, mentre tu tanto fai questa parte pallosa, vi diamo un indizio intanto. La scheda, dove è messa? Là. La scheda è di un brand e fino a qua. Che indizio che vi ho dato, indizione, Allora, non posso farvi vedere altro se non questa, che è la scatola con la quale ce l'ha portata, che non è una scatola, è una busta. Sì, perché è... E potete vedere la misura, calcolando che questa è una mia mano. Indovinate che scheda è. Chi indovina, gli regaliamo una sub. Attenzione. E chi già ce l'ha, che gli fai? Gli fai il tire 1. Tire 1? Gli fai il tire successivo. Mo indovina Cucciardi, il tire 4 non esiste. Devi creare. Ma che è una tavoletta di cioccolata? Raga, one shot, non è che le sparate tutte fino a che insendovina. Capirai tu che ti ricordi tutti le schiena. La stella, c'è una ventola con una vite non avvitata. E questo è Fabio. Guarda, Ross, che cosa è riuscito a vedere? Quale ventola? Mamma mia, se ti sei scordato una... Potrebbe essere. Mi fa fare brutte figure. Controlla figure un attimo. Scusa, c'è per meno la GT7D. Come fa essa? Oh, parte qua e arriva qua, questo te lo posso dire. È vero, guarda Ross, comunque l'occhio, guarda scaltro. Ciccio, scrive... Dove sta Ciccio? Grande Ross, meno male ci sta lei, che te sto presso a Fabio, Grazie Ross, hai mai salvato il culo come sempre. Non è una Colorful, non è una 1660 Super Ventus, non è una 690, come viene in mente, Merulus. Non è una 57, non è una 2060, non è una Titan RTX, non è una RX 57 XT Special Edition, non è una Galax, non è una 750 Ti, RTX Reference no. Raga, quando la rendete la scatto. Una 780 assolutamente no, amici. È un R9 Fury X, cioè vi ricordo, raga, qua c'è un 10.9K, cioè riflettete un attimo. Una Matrox. Madonna, la Matrox. Ci arrendiamo a noi di tutti. Esco? Titan vecchia. No, ragazzi, siete lontano. Siete lontano. Abbandonate? Posso cambiare camera? Sì, tanto io sto pure qua al dissipatore. Ma adesso la fai vedere. No, li sto a far spammare fino a che indovinano, ma ci stanno proprio. Tanto non la beccavo mai. No, non la puoi indovinare, questo è il problema. 2080 liscia, 2080 super, 2080 Ti Founder Edition. Dammi a due che fingerono. Fingerona e poi la apro, dai. Sì. Scatola sembra di AliExpress. Marca e modello devi indovinare, Oh, hai cambiato gamma? Sì. Sì. Ok, raga, è una quadra. Sì, ancora. Intanto non se scrivete non se legge, ho avanti i fingeroni, pure che fosse. Basta, Gio, basta! Basta, fingeroni, basta! Basta! Stacca, okay, stacca. Poco spazio in top sto mesi. Oh, non molto... te sta sempre a lamentare. Capito, fammi lamentare. Non c'è lo spazio anche per metterci le mani adesso. Quanto che odio questi fingeroni di spa. Basta! È vero, perché il bot fa spammare tutti questi fingeroni? È una Tesla, sì. No, vabbè, dai. No, non me lo dire, Non me lo dico, Dimmelo. Io se poi te lo dico. Dimmelo. Come lo dico, poi dopo mi diranno perché tu denigri gli altri marchi. E allora non lo dire, vai, esegui e basta. Che esegui? Tocca. No, non me lo fa, Non me lo fa che mi fa schifo. No, si può girare il top, il tap. No, manco così c'ho. Così sì. Così c'ho. Mamma mia, le RAM toccano. Toccano i tubi laterali. Cioè, sta schermata è progettata con
gli slot delle RAM troppo vicini al socket, e di conseguenza se c'hai in qualsiasi dissipatore che i tubi da che esistono gli Holy One partono con i tubi a destra qua, bella cagata, toccano sulla RAM. No, io comunque no no vabbè, ma il tappo si svita, raga, il tappo, ecco, o giri da una parte, c'hai vabbè, certo, i tubi sotto a me non piacciono, però se non c'è alternativa. No, quei tubi verso su fa schifo proprio, ombra nera. Sembra così come ha messo. Sì, così. No, ma così non c'hanno manco troppo troppi problemi a livello. Va bene, stanno pure allungati bene. Sì, diciamo. Sì, stanno stesi bene. Prima facevamo una mezza. Scarta. E mo la scarto, tanto non indovinavo nessuno. Oddio, forse uno l'aveva scritto, però non ha mai scritto il modello. Uno aveva indovinato, ma è stato poco preciso. Ma due, ma i tubi qua non, cioè, per me stanno bene, però non so, non sono soddisfattissimo di questo assemblaggio alla fine, eh. Cioè, bello, belli alcuni componenti, altri meno, però le cose che mi hanno triggerato tantissimo sono quello del 3 pin, dello sdoppiatore, diciamo 4 pin della CPU. E sta cosa qui che se tu metti in dissipatore a liquido ti intruppa sui RAM. In realtà pure il discorso stesso che la scheda madre sta troppo in alto rispetto al dis... Guarda, la scheda madre arriva, ci passa, perché pure se c'è le RAM più alte ci va il dissipatore a liquido. Anche però se ci va a coprire comunque 2 cm di scheda madre. In questo caso ci sono le prese. Le prese CPU fan che stanno qua dietro adesso sono irraggiungibili, ragazzi, irraggiungibili. Cioè il dissipatore calcola, ecco, arriva alla fine del dissipatore, c'è, cioè, tanto così ancora le schede madre. È troppo, cioè i case nuovi la scheda sta più in basso e ti lasciano spazio di manovra anche con dissipatore montato. Io così adesso, se dovessi connettere tipo questo, che lo devo connettere, dovrei rismontare il dissipatore a liquido perché non ci vedo, non c'è modo di interagire. Pure che fa passare sto cavo, no? Cioè questo tu ti fa passare solo e manna dietro. Questo ce lo fa passare così, sì. E lo manni dietro. Ok. Però boh, non lo so. Non mi ha soddisfatto molto, eh. L'hanno fatto un po'. Cioè, perché? Mi rispiega questo. 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 A cosa serve? Questo. Qui per me c'è una micro ATX. Una mini ITX, scusa. Cioè, però non c'ha senso di esistere. Pure i dischi così. Non c'ha senso che esiste sto coso. Non c'ha senso. Questo è dual system ready. Ok, su quello sono d'accordo. L'ho detto all'inizio, ma non ho detto di no, ma secondo me sì. Capirai, poi fa passare pure questo. Vabbè, questo riesco a prenderlo. Questo è il cavo USB che si connette. Capirai. E quando cazzo ci va questo? Ci andrà mai questo? Il mero montaggio cavo micro USB e connetterlo al water block, non ci va, c'è la RAM. Cioè, mamma mia, ragazzi miei, a volte comunque capitano. Sarà che stiamo pure a luglio, c'è un po' meno pazienza perché siamo stanchi, perché il caldo ti fiacca. Però succedono certe cose a volte e dici, madonna santa mia, guarda, aspetta, allora. Stacca! Poi io sembravo sempre troppo de parte. Sembra questo è fatto lo spia a due schede madri. Oh, lo stesso con mio amico, perfetto. Ora tra questo e il Fantex Evolve X prenderei l'Evolve X tutta la vita dopo che l'ho montato. A vederlo è figo perché Fantex fa i case di una certa qualità. Guarda che intruppa sui RAM sto cavo USB in centro. Cioè, doveva una RAM, ah, non la posso levare perché i clip stanno solo per sganciarle. Comunque, vedi? Ma adesso io devo levare la RAM, come la levo la prima? Per infilare sto cavo USB. Secondo te, in case costa 200 euro. Te può da. Ti può concedere questo per lavorare? Te lo può concedere o no? Guarda. Questo poi tu direi sempre. Ci devi pensare prima, sì, ma troppe cose devi pensare prima qua, oh. Devi pensare prima pure che il dissipatore al liquido non c'aveva manco. Dai, entra, cazzarola. Entra, niente.
Eh no, così come sto a mettere. Sì, certo, poi se esce qualcosa di nuovo, noi facciamo pure qualche video, qualcosa, perché non facciamo... Lo so, lì la sera fa freddo, c'era, ma qui fa caldo. Il caldo di giorno, quando tu esci, mo io stacca alle 4:30. Devo andare a casa e io sto sullo scooter, te becchi una bella fonata. Cioè questo non ci entra, ste ram. Un po' se le ram stanno troppo. Dai, 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 forse. Niente, raga. Niente. 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 Giù, non c'entra. Io muoto le togli una ram per lavorare bene, no? Niente, voleva 12 viti. Siete contenti? 12 viti. Mica una. Che fastidio, guarda. Ecco, da questa qui è una dimostrazione che alcune volte sul campo puoi provare delle cose e ti rendi conto, poi quando tu mi dirai come lo vedi il Fantax 119, non lo comprare, perché è scomodo da montare. O comunque, se lo devi comprare, assicurati che sia tutto compatibile e lo puoi montare tranquillamente. Era Western Digital, gli ho chiesto, senti, ma 4.0 mi fa, e c'è una novità ma non ti posso dire, se non mi può dire non mi ha detto, però potrebbe essere più vicino di quello che pensi. Ma tanto non lo potrai montare, quindi. Allora, ma che hai fatto, vedere qualcosa? Do un indizio. Tiè. No, non serve l'altra gamba. Ah, prendila pure, io tanto ho dovuto rismontare affidamento al liquido. Perché? Si è aperto. No, questo è il PC maledetto. È una Sapphire. La esco? Te la faccio vedere lateralmente, guarda. Dove vuoi? La esco? Apri sta scheda, la esco. Scheda di fascia altissima per un 19K. Quella... Indovinate che modello è? Mike Vasco, subito, escila, 5850, ragazzi, è una 5850, HD 5850, se non mi credete, aspetta, no, si legge, ecco, un po' aggressivo come recupero, ma tanto. Un po' vecchiotto, quando mi ha detto proprio, mi ha detto che scheda video c'è, ho detto, ma sta scheda c'ha più di 10 anni, mi fa, esattamente, e quindi... Brutta cosa, eh? No, infatti ho detto, uno di voi l'ha detto ma non ha specificato la marca. The Don è l'unico che ci aveva, diciamo, semi indovinato. Perché è scritto 5850, ma... Puoi cambiare la scritta sotto ora, no? Ma si è visto. PC no sense, e come farli? Io non lo so perché ricicla, perché lui de base comunque, fino a che non cambia questa... Ma secondo me vuole tirare fino alla 3000, no? Ho capito, ma... Lo so, per adesso, magari dice, per adesso tanto non c'è gioco, fra mesi vado, capito, in vacanza. Ma tiri sul tirato. Lo so. Di fatto non c'ha tutti i torti, cioè tu ad oggi compreresti una serie 2000, a meno che, cioè, dici, tanto ne posso fare a meno, perché magari, che ne so, st'estate ci giocherò due volte, intanto parto. Lo so, però con questa il PC di fatto è utilizzato. No, vabbè, lo usi per navigare, vedere film, insomma, non per giocare. Cioè, lo posso capire come tipo di pensiero. Comunque questo rissivatore sarebbe stato molto meglio davanti. Il problema grosso... Come ci arriva? No, il problema grosso sono i dischi. Come te metti in truppa, no? Se ce va, mettilo così, che devi fare? I dischi devi mettere in alto, se no. Ok. Ma in alto poi dopo c'hai sempre i tubi in mezzo alle scatole, e secondo me i tubi non te ci arriva se lo metti davanti. È troppo grosso. No, ma va bene, cioè io ho fissato il cavetto USB per metterlo, duro smonta tutto. Beh. Più che il case, qui è un problema di scheda madre, scusa, secondo me, Pure il case ci mette, perché il case questo qui è predisposto per dual scheda, come dicevamo prima. E questa... però la potresti mettere in verticale, sta 58. Sì, bella. Però la cosa che il problema è che per farlo dual hanno alzato talmente tanto la scheda che il condizionatore a liquido messo sopra copre dei due dita, copre la scheda, quindi se tu ti metti mani al dietro qua non ce le puoi mettere.
già montato l'alimentazione schermale. Quella è stata la prima cosa che lo faccio, quello su tutti lo faccio. Sì, normalmente quella cosa si fa su case più piccoli, eh. Cioè, diciamo, su un case di questa misura ti puoi anche permettere il lusso di farlo dopo, ma in questo caso no. Ecco, io ho fatto un'altra cazzata, questo. Ma questo, questo qui sarebbe pump fan. Devo rismontare il distillatore. E non ci arrivi da solo. No, è impossibile. Non lo vedi proprio. Forse riesco, sai, allentandolo da sto lato riesco a infilarci le mani. Comunque stai per persa la mano. No, ma non si vede, è talmente buio. Non gli hanno fatto un sistema magari sopra, la griglia sopra la potevano fare smontabile, come magari sull'H500 che alzavi tutto, capito? Senza andarla a smontare completamente. E vabbè, raga. Giustamente, ma sto disco qua, ventole non te le dà, no? No. Però sarebbe il caso di... Questo non ce l'ha manco una, eh. C'ha il dissipatore a 360. Sì, tesoro mio. Lo so, lui quello che mi porta. Io ti monto questo. Poi dopo, magari quando cambierà la scheda video e ci metterà le mani. Questo va su Panfan. Non ti scordai nient'altro, sennò sei rovinato. E spero che lei. Più che altro per il discorso del RGB, spero che ce l'ha in basso sta scheda. Perché qui ci stanno due prese. E tu una... non ci devi collegare niente di RGB. No, in teoria no. Senti, mo metto solo due viti, poi vado avanti, sul finale metto le altre, che ne avevo messe 12 prima, ho dovuto arrivare a tutte. Vabbè, ma la GPU è provvisoria, non ha altre ventre, no. Raga, purtroppo questo succede pure quando vi fate i PC da soli e venite ci monta, e noi montiamo. Da una parte non te lo metto a fare, tipo... Don Francesco la situazione per tutti i clienti, che tu sennò dovresti dire guarda che allora ho visto i tuoi pezzi e dovresti fare, alcuni te vanno proprio sentire, dico senti io ti ho portato quello, monta, non c'ho una lira, ho speso tutto quello che c'avevo per adesso, la scheda video ci appoggio questa che mi ha dato mio cugino, dice che ancora funziona e poi quando arriverà il primo momento cambierò pure quella. Però ha ragione, i pin della CPU, che vuol dire pin della CPU? L'ha messi, l'alimentazione del processore l'ha messo? No, quello ho messo, quella è stata la prima cosa. Diciamo che sicuramente la ventola si fa sempre in tempo a montarla nella parte frontale senza troppi sforzi, che basta aprire il pannello, si avvitano, si mandano dietro e dietro le colleghi. Quindi quella è la cosa minore per fare questo tipo di... Calcolando che c'è un bel panino di dischi, io una ventola almeno davanti ai dischi la metterei poi. Vabbè, magari poi dopo si sente, insomma. Sì. Usare l'integrata, no? Sì, effettivamente. Si potrebbe. Penso che hanno pure quasi le stesse prestazioni. Ma penso che quella integrata sia meglio. Dovremmo fare un test. Ricerca HD Intel HD 6.30. Chi è che ha messo 2,01€? Mamma mia. Ciccio. 1,01€. Forza operazione italiana contro RGB. Dai! Ti sei fatto amici potenti. E io non so mica sento come tizio e scrivo così. Cioè lui ovviamente ha usato il sistema della donazione per parlare, sì, per farlo parlare al bot, hai capito? Dice io faccio così, bello. Non lo sappiamo Ross perché ci ha portato i pezzi lui, quindi non sappiamo quanto ha speso. Ma credo che comunque sia la configurazione lui dovrebbe aver speso, penso che ad occhio, tra 450 di scheda madre, circa 600 di processore, circa 300 di RAM, altri 300 per i dischi, siamo insomma sui 1600-1700 senza scheda video, perché questa alla fine è un PC di... il case pure mi sono dimenticato, scusate, quindi alla fine arriviamo tranquillamente sui 1800-1900 senza scheda video. Senza scheda video. E poi quante prese c'ha SATA c'ha questo? 4? 6. Devi stare in campana, perché tu mi hai messo, Lo scopriremo solo vivendo. E mo vediamo. Ragazzi, oggi uscì il video di Sardi dove spiega il funzionamento del distillatore liquido e lui dice che dopo 3 anni perdono di efficienza per via dell'ossidazione galvanica. Secondo noi... no, nel senso che quello è a circuito chiuso, è normale che non ci avrà mai le prestazioni del primo giorno, ma non è che perde di efficienza. Poi te ne rendi conto che ogni cosa è fine a se stessa, ovvero
Io c'ho da 4, forse da 5 anni. Va bene, Ivo, fai di che sono amici tuoi, però, perché se non ce lo dicono, li trattavo malissimo. No, non è vero, però. Ha da amici che prende sfotte ciccio. Un euro a donazione, me te l'ho fatto un nemico troppo potente. Mannaggia. No, l'amico oggi è cattivissimo. Sì, sì, l'amico si ce l'ha per tutti. Allora, questo, i cavi dell'alimentatore, una buona notizia questa è che ci bastano. E fino a qua sono contento. Almeno questa è una cosa buona. Eppure l'alimentatore, ragazzi, anche se è un buon alimentatore. Comunque vi stavo dicendo, io ho il Corsair l'H240. L'H110i V2 e ce l'ho da quando avevo il 6700K. E ti dico che ormai saranno 4 anni/5 che ce l'ho. E ti dico che adesso tiene un 10900K ancora. Mo lo cambio perché passa un 360. Ma la cosa galvanica a me non mi ha intaccato. Quindi secondo me è sempre situazionale. Perché è situazionale? È anche a fortuna, eh? Allora, il Seidon, vabbè, è un altro mondo rispetto all'H100IV2. Il Seidon è di qualità più economica. Ma cazzo, dai, penso sia la cosa che costa di meno di un PC al quale serve un AIO ogni 3 anni, spendi sti 50 centesimi. Posso far uscire il servizio al posto che non magazzino. Mi sono assentato, 20 minuti, al ritorno pensavo di aver messo pausa perché come vi ho lasciato adesso vi ho ritrovato. Ammazza quanto loro sono. Ma non è vero, in realtà è finito. In realtà è finito, manca solo la spettacolare e splendida la 5850. Questa è una scheda che ci ho avuto anche io a casa. Abbiamo scotch da pacchi. E all'epoca ce l'avevo. Ci ho avuto la 4770, la 4790, la 5850 e la 5870. Quando uscì la 5850, questo tipo di schede avevano la possibilità di flashare il BIOS interno e farla diventare una 5870. Questo perché per risparmiare i soldi utilizzavano la stessa scheda che era la 5870, ma per fare la versione più light sostanzialmente la castravano. Questo era detto in soldoni, in poche parole. E ce l'ho avuto anche io, ma stiamo parlando che era lontano, forse 2010, 2009, quando c'avevo questa scheda, forse qualcosa anche prima. Però ecco, questa è più o meno l'età che ha questa scheda. Beh, prima MD quando andava, eh. Cioè, Sapphire, tu vedevi una scatola Sapphire con una 4770, 4870 dentro, era una signora scheda. Quindi ci sta. Nel video un chimico spiega che giustamente si creano depositi che affiancano che affaticano la pompa aumentandone col tempo i giri. Magari cede prima quella, ecco perché hanno... Sì, ma hanno stimato circa 4 anni di vita, ma non è così per tutti. È come se io ti dico, se fumi ti viene il cancro ai polmoni. Non è vero, c'è gente che ha 95 anni, fuma e sta ancora una favola. Cioè è situazionale come cosa. Ora ho fatto l'esempio più estremo possibile. Però il discorso della pompa, c'è chi gli dura un mese, chi gli dura un anno, anche se hai comprato un bellissimo NZXT, e chi gli dura 7 anni. Dice, a me ancora va bene. Poi naturalmente perderà un po' di prestazione, ma non è una cosa così pesante da dire lo devo cambiare perché mi scalda troppo. È normale che si crea un po' di pappina poi all'interno del water block e quindi di fatto passa l'acqua passa peggio. Si crea, per forza. Sì, in questo momento ti compro il distributore Antec K120. Quando era ancora Ati, bravissimo Zendal. No, che verticale. Magari la sua futura scheda la metterà o la metteremo se ce lo riporta in verticale. Per il momento no, cioè anche perché Riser Cable non ce l'abbiamo, non ce l'ha portato e quindi no. L'H70, sì, dipende quanto, no, non è vero, non dipende da quanto fumi e cosa fumi. Aumenti le probabilità che possa accadere, ma non è detto che ti succeda. C'è gente che va avanti due pacchetti al giorno, regà, da 50 anni non gli è mai successo niente. È una cosa. Se vuoi dai la colpa alla sfortuna, se vuoi dici che è situazionale, se vuoi dici che non c'è un modo per prevederlo perché in base a quanto tu sei predisposto per una singola cosa. Stessa cosa tu riportala adesso sul discorso dissipatore a liquido. Dipende quanto è predisposto. Se le rompe è perché è stato fabbricato male di un quel niente che poi lo porta alla rottura. Casualità, c'è una percentuale di rottura, quindi può succedere che la pompa smetta di funzionare perché è un dispositivo elettrico.
usura, quindi sì, ci può stare che se tu lo tieni per 4 anni 24 ore su 24 al giorno acceso, uno invece che lo accende 3 ore al giorno, quello gli può durare 8 anni, quindi se tu mi dici la vita media è 4, sì, la stima è la vita media è 4, io lo posso dire a caso, ce n'ho uno da 5, ma ancora bene, quindi dipende, no? Senti, qui all'alba dopo chiude, ce la facciamo accenderlo. Finito, io, tu mi hai detto ai 4, io ai 4, sono pronto. Dopo faccio, dopo finisco dietro il discorso che con Maget, anche perché prima di fissarlo devo controllare che i dischi vengano visti tutti. Insomma. Sì, questo conviene installarci prima sì. Windows e poi... Sì, sì, sì. Accendo! Ah, vedi che bello però, eh? Che c'era una striscia LED interna. Come la gestisce, scusa? Il quale col controller suo? No, sul case. Io ho connessa una. Ah, comunque le ventole del dissipatore non stanno girando. Forse è che non hai connesso il controller. È connesso in realtà, l'ho messo un CPU fan. Ma il diss era scritta storta? No, perché? No, è dritta. Questa la puoi ruotare come vuoi. Dici, questa ma è una solo cosa quel buona. K120 ha gli agganci laterali sul dissipatore MD? Sì. Di quelli che abbiamo, sì. Sbragged. No, l'alimentazione ce l'ha in realtà, eh. Non l'ho connessa io perché adesso stavamo accendendo. L'alimentazione è strano ma vero, ma ce l'ha. C'ha due da... C'ha un 8 e un 6 pin. Incredibile. Comunque devo capire perché è attaccato ma non sta girando. Cioè quella prolunga lì che alimenta tutto il dietro in realtà è connessa. Scusate. Però c'è una presa bianca qua com'è. Ma quella, a meno che nel case non ti danno un cavo ulteriore, ti dice questa di... Però c'è devi un cavo che parte quella, dal modulo. Forse ti connette quella alla scheda madre. No, perché c'ha un cavo che parte proprio dal modulo. Da questo cavo che tu vedi, parte da quel modulo. Vabbè. Staffe, tutto quello che c'hai è là a destra. Ma queste dovremmo fascettarle in non mi piace, vabbè. Forse io... Queste non girano però, capito? No. Vabbè, Antonio, che chiudiamo da adesso? No, però. No, che se devo chiudere la live, insomma. Queste sì, qua. Il controller c'ha questo cavo che parte proprio dal PCB. Quindi non è che ci vuoi un altro cavo. Ok? Questo cavo ti esce proprio che è tipo agganciato da sopra. Tu ce l'hai e c'hai 4 pin. Tu lo metti sulla scheda madre e dovrebbe girare. C'ha tutta sta striscia LED figa, per quello pure davanti. Questo è bello. Questo devo dire che è figo. Una cosa, questi cavi da qua sotto non mi piacciono per niente, li farò uscire da qua. E... Però dobbiamo un attimo rifinire, ora siamo arrivati lunghi. Vabbè sì, perché ci sono state complicazioni non indifferenti. Cambiamo schermata, lo leviamo un attimo oppure ci infiliamo da qua. No, aspetta, lo sposto perché tanto dopo ce l'ho avuto dall'altro tavolo. Vabbè ragazzi, poi magari mettiamo una foto a PC finito. Oh, questa bellissima riguarda. Senti, metteremo la foto a PC finito su Insta. Al solito sei poco rifinito. Tanto ci seguire tutti su Insta, no? Mamma mia ragazzi, adesso alla pressa ho staccato 130 kg, ecco, più o meno la stessa cosa. Allora, ragazzi, da Fabio e da uno Stefano distrutto, questo è tutto. E noi ci vediamo. Ma, che ci abbiamo da fare adesso? Che vuol dire? Mo dai 4 ai 4 e mezza. Ci sta quello e ci sta iniziare a vedere l'altro. Ah, ok. Allora aspetta. Prossimi appuntamenti, almeno questi li diciamo. Certo. Domani, mercoledì pomeriggio alle ore 2 e mezza, come al solito, starete con me su Twitch. Giovedì sera, se il PC l'ho portato, l'ho rimontato, non mi è svampato perché lo devo riformattare, il mio PC personale dovrei farlo giovedì se tutto fila liscio, quindi giovedì quando stacco poi alle 8 dovrei tornare a casa e aggancia, ma non so se faccio in tempo, quindi giovedì mi tengo un po', se non c'ho mai il giorno per fare il mio PC. E poi ci ritroviamo tutti e due insieme dal negozio per un altro assemblaggio, speriamo meno complicato di questo, venerdì pomeriggio alle 15. Settimana prossima, siccome che io sto in ferie, abbiamo cambiato un po' i turni, quindi Stefano non ci incroceremo, quindi non ci sarà la live dal negozio né martedì né venerdì perché è vero. E io probabilmente, però ve lo confermo, potrebbe darsi che streamo domani sera, però ve lo faccio sapere tramite la storia, magari facciamo una storia unica. Domani è giorno? Domani è mercoledì. Ah, mercoledì.
Potrebbe essere, potrebbe, non sono sicuro ancora. Sì, perché allora la settimana, col fatto che adesso con le ferie, che lui si prende qualche giorno, e alla fine io streamerò ugualmente. E quindi poi boh, forse cambieremo i giorni, però giusto per questa settimana. Domani non lo so che faccio, domani pomeriggio, vediamo, vediamo, vediamo. Qualche cosa ci inventiamo, va bene? Ragazzi, vi lasciamo che quest'ultima mezz'ora finiamo di sistemare un po' di cose e ci troviamo venerdì insieme dal laboratorio. Grazie a tutti. Fate i bravi. Ciao a tutti. Ciao.